Il maestro Massimo Armstrong italiano, anche quest'anno con noi. Luca Seppe, benvenuti, bentornati. Il grande applauso di Number 2 alla regina Laura Lauro. Ciao. Buonasera, Laura. Ciao da Luca. Buonasera a tutti, un saluto a te anzitutto. Grazie Laura, grazie Laura. Un saluto a tutti voi da casa, sì Gianluca, perché comunque siamo qui, sì, anzitutto. E stasera siamo qui con parte degli ospiti della trasmissione, gli altri invece li vedrete lunedì prossimo a speciale Number 2. Anna Falchi naturalmente sarà qui con noi, ritroverete la scheda e la novità sarà il punto di Mario Sconcerti, quindi bellissimo, attenzione. Bellissimo. Ringrazio intanto Telea con cui collaboriamo per questa produzione come sempre, ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno cercato per farci questa volta iniziare ancora prima del solito e ringrazio i nostri ospiti, i nostri sponsor. In particolare voglio ringraziare Beauty Line, che con Salvio e Katia Salzano ha legato indissolubilmente la sua immagine a quella nostra, quindi a quella di Number 2. Quindi li ringrazio e vorrei un applauso insomma anche per loro per questa sera. Ma una cosa mi sento di promettervi a voi tutti e a voi a casa, che quest'anno ne vedrete veramente delle belle. E come sempre a Number 2 ci sarà la verità, solo la verità, ma nient'altro che eccola, la verità. Eccola. E ricordate che Number 2 è sempre e solo Number 1. Quindi... Grazie Laura, a Number 2 solo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Questa è la nostra legge, è la legge di Number 2. La legge di Number 2 con i grandi protagonisti che adesso Laura vi presenterà. Vai Laura. Assolutamente sì, anzitutto c'è una new entry, siamo felici di averlo qui con noi. Opinion leader della Domenica Sportiva, ex calciatore, nonché vice allenatore della nazionale albanese. Diamo la buonasera a Paolo Tramezzani. Benvenuto Paolo. Benvenuto Paolo. E poi buonasera a Salvatore Bagni. Eccolo, guerriero. Sempre qui con noi Salvatore, fedelissimo. E poi ancora il nostro mister Vincenzo Montefusco. Ciao mister. E poi Dario Marcolin. Eccolo Dario. Tutti amati, tutti nostri amici. Non tradiscono mai, loro sono mai, qui, non loro tradiscono sono qui mai. E saranno sempre qui, così come lui, editorialista del Corriere dello Sport, Ciccio Marolda. Ciao Ciccio. Nonché abbiamo come sempre qui con noi dalla RAI responsabile della rubrica di calcio mercato alla Domenica Sportiva, Ciro Venerato. Ciro. Quest'anno Ciro li ha ammazzati tutti, cioè botte, bombe di mercato, veramente non ha voluto sapere ha vinto a mani basse. Assolutamente sì, gli facciamo i complimenti anzitutto. E poi Gianluca, devo presentare i nostri insomma sponsor. Due opinionisti nuovi, eccezionali. Sì, i nostri sponsor sono sempre qui con noi e vedrete durante la trasmissione il nuovissimo spot, mi raccomando, del Beauty Line, ma poi nel corso delle puntate successive di Number 2 ne vedrete sempre di nuovissimi. Quindi il dottor Salvio Salzano. Ciao, del Salvio. Beauty Line anzitutto, buonasera. Regine e principesse. La dottoressa Katia Salzano. Ciao, del Katia. Beauty Line. Grande inizio Laura, grande inizio Luca. Luca, però hai visto uno speciale Number 2, uno speciale Number 2 anche con un grande con pubblico. Ma un pubblico con un grande pubblico. E allora noi a questo pubblico, ovviamente l'apertura della trasmissione a questo pubblico non lo possiamo fare altro che con le immagini e la musica che caratterizzano i nostri servizi, rivivendo in un minuto la grande magica serata di Napoli-Juve. Rivediamola. Che serata, Luca. Una serata. Che serata che la squadra ha regalato. Ricordiamo anche che stasera ci sono due posticipi, uno già si è giocato, il Frosinone di Stellone, nostro amico Dario Roberto Stellone ha vinto con l'Empoli 2-0, tra poco inizierà anche Atalanta-Sampdoria, ma a fine puntata vi aggiorneremo anche la classifica. Laura, ovviamente noi interagiamo come al solito con il nostro pubblico, l'abbiamo già fatto nel pomeriggio. Con il pubblico da casa, quindi sì. Comunque abbiamo lanciato un sondaggio dove già ci sono tantissime risposte, lo ricordiamo così che continueranno a scriverci, il sondaggio è: dove può arrivare il Napoli di Sarri? Quindi scriveteci ai nostri indirizzi che sono number2@canale34.com sulla pagina Facebook che è Number 2 e dopo vi leggeremo con calma.
Allora, faccio ambientare Paolo, perché gli altri ovviamente qua sono di casa, Paolo, perché questa non è una trasmissione, questa è un'arena, cioè voglio dire, preparati, Dario te l'ha raccomandato anche prima, però io devo iniziare, cara Laura, passo dietro, non vado là, dal mio capitano Salvatore Bagni. L'anno scorso, caro Salvatore, dai, ricordi che cosa abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato. Sì, ma non ricordare tutto. No, sennò no, dobbiamo ricordare che noi la nostra, abbiamo detto la verità, nient'altro che la verità. Ma su quello siamo sicuri. Napoli arriva in Champions League. Napoli vince l'Europa League. Ed è successo quello che è successo. Adesso tu mi devi dire, è cominciato da poco, che cosa accade, cosa potrà accadere. Cosa sta accadendo? Perciò per far vincere il Napoli dovrò dire il contrario. No, non lo dici il contrario, no, devi dire quello che pensi. Secondo me non è arrivata terza e non ha vinto l'Europa League per demeriti propri. Perché era una strada o di qualcuno in particolare? Propri o di qualcuno in particolare? Beh, quello è andato, se tu ti riferisci a quello. Non lo no, so. Io non mi sento, sto chiedendo non a te. Non lo so, sto chiedendo a te. Io ti dico, non so, quello è andato. Però mi sembra che come risultati, in queste prime sei partite il Napoli abbia dimostrato di essere non alla pari ma superiore alle squadre che giocano aperte, perciò le squadre superiori, quelle che ha incontrato, Lazio e Juventus. Juventus ha i propri problemi, la Lazio, ricordiamo, ha preso 5 gol ma ha 3 punti più del Napoli, quelli contano, e secondo me troverà meno difficoltà con il Milan, con la Fiorentina, che con le altre squadre. Ma è sulla falsa riga, noi avevamo detto che l'anno scorso era e prima l'approccio e poi l'allenatore che non l'abbiamo detto, cioè. Però qui i risultati sono questi: con le piccole si fatica e con le grandi si vede che si è superiore. Noi ricordavamo, io l'anno scorso avevo detto che dopo la partita con la Roma aveva giocato in modo magistrale, certo, aveva dominato la Roma che era una delle candidate a vincere il campionato, avevo detto che avrebbe potuto vincere il campionato. C'era una squadra leader l'anno scorso, negli ultimi 4 anni c'era una squadra leader. Quest'anno non c'è, è un grande vantaggio. Può rientrare sicuramente molto velocemente con queste due partite nelle prime posizioni. Mi è piaciuto, vi sta bene questo intervento? Siete d'accordo, ragazzi? Siete d'accordo? Sì, voglio. Giusto per. Secondo me, posso dire una cosa. Secondo me, abbiamo detto tante volte, non è l'approccio, è che magari i giocatori, ripeto, l'hanno detto anche dell'allenato, i giocatori pensano che da un momento all'altro con le piccole squadre la giocata di un singolo ti possa risolvere la partita. E dopo più passa il tempo più la squadra va in difficoltà. Caro Paolo, questo è uno dei problemi del Napoli negli ultimi anni. 2 anni fa persi 20 punti con le medio piccole, l'anno scorso oltre 20 punti, e se cominciamo così anche quest'anno con Carpi, con tutto il rispetto, col Sassuolo, eccetera, voglio dire, questo potrebbe essere un problema, ce l'ha individuato subito? Ma credo che Salvatore abbia esaminato molto bene la passata stagione, deve servire da monitor quest'anno. Io ritengo che ci sia una squadra superiore sotto il punto di vista tecnico, della qualità. Anche i giocatori che l'anno scorso hanno in parte deluso, quest'anno credo che soprattutto col cambio di modulo possono tornare protagonisti. Solitamente i campionati li vinci con le piccole squadre, anche perché quest'anno nella parte iniziale del campionato non c'è ancora quella grande differenza. Le piccole squadre fanno una preparazione mirata, 2 mesi di lavoro per arrivare alla prima di campionato e essere pronti. Le grandi squadre fanno le tournée, si allenano poco, giocano tanto, fanno i viaggi, e ritengo che con altri impegni settimanali possono. Il Napoli ha fatto un ritiro classico, sì. Mister, come i vecchi tempi, cioè il ritiro quello là, 30 giorni, 25 giorni. Quindi credo che questo sia un grande vantaggio, perché l'esperienza passata deve far capire a Napoli che tutte le partite, soprattutto contro squadre che lottano per salvarsi, vanno giocate con la stessa determinazione, allo stesso tempo. Perfetto Paolo, torniamoci anche un piccolo. Diamo il palmare. Dario, bentornato innanzitutto, siamo felicissimi di averti qui. Per gli amici sì. Noi siamo felicissimi. Però hai sentito la domanda che Laura ha lanciato nel pomeriggio? Abbiamo qua una domenica, siamo Sarri, il modulo non va bene. La settimana dopo scudetto, cioè non Napoli, scudetto. Poi pareggi a Carpi, di nuovo una tragedia, vai a vincere un'altra partita importante con la Juve ed è di nuovo delirio. Cioè, tu che conosci bene la realtà napoletana, dove ti metti? Che per arrivare a delle vittorie ci sono dei passaggi, no? Ma il primo passaggio è già stato fatto, ne parlavo prima con Enzo, i passi che ha fatto Sarri, partito con delle convinzioni, ha portato degli uomini, ha cambiato modulo, quindi si è ricreduto, non ha messo lui davanti al gruppo, ma si è adattato. E poi il fatto che ha lasciato fuori Valdifiori e sta facendo giocare Jorginho, che sta facendo molto bene lì, fa capire che le prime cose le ha analizzate, le ha cambiate, la squadra si è ritrovata e la squadra secondo me ha un potenziale pazzesco. Quello che mi sorprende del Napoli non è sicuramente la fase offensiva,
è come recuperano palla una volta che l'hanno persa, le distanze che ha la squadra, non è più una squadra lunga, ma è una squadra corta, e i risultati che ha fatto, a me sono rimasti impressi 5 gol alla Lazio e quella partita contro la Juve, dove c'era proprio fame di risultato, cioè prima sembrava una squadra quasi satura, adesso una squadra che diverte ma che sa anche soffrire. Ma mister, scusami, vado subito sul tecnico, visto che anche se su Sarri volevamo parlare dopo, no vero Laura, volevamo prima cercare di capire dove può arrivare il Napoli, anche perché a te ti ho seguito molto in questa fase iniziale, mister Montefusco, tu hai grande fiducia in Sarri, cioè vecchio, antico lavoratore, maestro di calcio, ti sei affidato in mano a lui. La differenza è questa, quest'anno hai fatto una preparazione come si faceva una volta, di 20 giorni, toccando un po' tutto l'aspetto fisico, l'aspetto tecnico-tattico, e quest'uomo ha lavorato alla grande, e i frutti si stanno vedendo adesso, perché se noi analizziamo la partita della Juve, sono successe delle azioni dove tu vedi veramente il lavoro che fa un allenatore, insomma lui è partito come allenatore, è un giovane allenatore, che deve guardare queste cose qua. Il Napoli ha fatto delle cose scalando sulle fasce laterali quando la squadra avversaria arriva a palla, cose che noi non vedevamo da anni, lo vediamo forse qualche volta con Mazzarri, però Mazzarri aveva un centrocampo un pochino più affollato perché era aiutato da tanti calciatori. E l'allenatore che cosa ha fatto? Ha fatto il lavoro che fa un tecnico durante la preparazione. Ha fatto un lavoro, è stato molto, ma non ha fatto il toscano, perché il toscano poi ogni tanto Capatosta. E cosa ha fatto? Ha capito che a Napoli i calciatori volevano. Lui ha detto una bugia, perché io sono tutto il lavoro dell'estate, tutte le cose che ha fatto, ha detto una bugia all'inizio, dove tutti quanti noi speravamo che lui cambiasse col 4-3-3, ha detto no, questa squadra in ritmo, l'ha veduta anche l'altra settimana, ma l'abbiamo provato, ma i calciatori non sono d'accordo, proprio l'opposto. Sono stati, Salvatore, i calciatori a chiedere, a dire no, noi dobbiamo cambiare, un po' perché potevano giocare più i famosi attaccanti, una cosa è giocare con solo due, e c'era il discorso di Amosic dietro, una cosa è giocare già tre, ne ha cinque, per cui erano tutti più contenti. No, è stato, è la furbizia del Toscano, è stato questo, ha capito che gli poteva andare bene, gli è andata bene anche le partite che ha fatto, e si è trovata una squadra che gioca ad occhi chiusi. La cosa che mi piace è che lui ha messo a posto la difesa, anche là che abbiamo un portiere diverso dall'anno scorso, è quello che ti dà sicurezza e che guida un po' la difesa. In più se abbiamo un centrocampo dove anche Amosic, che non è capace di fare determinate cose, anche lui scala sull'uomo laterale, il centrale va a sinistra, Allan scala anche lui, è un uomo fondamentale in questa squadra a livello proprio tattico, Salvatore, è Caleone. Caleone fa un lavoro che per gli allenatori è pane. Cioè tu hai un uomo che ti copre sempre, non ti fa mettere mai in difficoltà. E questo è importante per la squadra, ecco che arriveranno anche i risultati. Come vedete, l'argomento che io volevo lanciare, cara Laura, che abbiamo lanciato soprattutto sul Napoli, quando vanno mani ai mister, ovviamente subito la questione tattica, 4-3-3, cioè ci arriviamo, approfondiamo. Vado ovviamente da chi di calcio scrive, parla e legge da una vita per capire anche un po' la sensazione. Abbiamo seguito Ciccio Marodo su Corriere dello Sport invitare più volte, come tutti quanti, a un cambio tattico ben accontentato. Ciro Venerato, voglio dire, ha apprezzato tantissimo, al di là di aver anticipato notizie di mercato, dato grande valore a quello che ha fatto Sarri. Ragazzi, ma oggi stamattina a Napoli, di nuovo, anche da ieri, è possibile parlare veramente di scudetto, Ciccio? Cioè, voglio dire, no, diciamolo un attimo, io lo posso dire. Cioè, no, fammelo sentire. Io non sarò democristiano come Salvatore Bagni, lo dico subito. No, hai fatto il democristiano. No, perché ha avuto paura dell'anno scorso. Scottato dall'anno scorso. Salvatore è stato scottato dall'anno scorso. No, ma Ciccio, non fai il democristiano. Io non parlerei di scudetto, anche se questo è un campionato che cerca ancora i protagonisti per le prime posizioni, quindi è apertissimo. Anche se addirittura i 9 punti della Juve a questo punto possono essere recuperati. Arrivo a dire questo, immagina poi chi sta a 6 punti, può sperare. Però non parlerei di questo, io credo che il Napoli si debba dare un obiettivo che è quello della partecipazione alla Champions, ma per un fatto di vile danaro, perché non il Napoli, può sopportare per il ancora. Terzo anno consecutivo, no. Dopo i disastri finanziari e tecnici del precedente. No. Ah, scusami Ciccio, alleggia questa
figura, diciamo, ancora qua, allora, questa figura in... benitenziana, possiamo dirlo, cioè, vuol dire... Sì, perché... No, però adesso parliamo del presente. No, no, il Napoli non può permettersi di perdere i soldi della partecipazione alla Champions, perché è andato sotto col bilancio, è stato sempre invece un club da medaglia, no, perché aveva, cioè, sempre i bilanci, sei partecipazioni consecutive in Europa, in Europa, e quindi il Napoli ha bisogno di quei danari. Allora, per questa ragione si deve dare l'obiettivo, e l'obiettivo che io dico minimo in questo momento è quello là, poi dopo si vedrà. Voglio aggiungere una cosa su Sarri. Vedi, Sarri, l'intelligenza che ha avuto non è stata quella di ascoltare i giocatori, cioè tutta cosa importante. Ma Sarri è uscito dalla cattiva compagnia di quegli allenatori che prendono un foglio di carta e dividono il campo in quadrati e quadratini. Allora, aveva detto, io ho capito, ho questi attaccanti, la fantasia di questi non lo posso mettere le catene, questi qua là davanti devono fare quello che sanno fare. Insigne non fa più il terzino, Insigne va a fare l'attaccante, Higuain fai quello che vuoi, Callejon praticamente importante. Quello che lui ha fatto, ha detto, a questo che cosa posso aggiungere? Posso aggiungere quello che è il mio lavoro, cioè le distanze della squadra e certi movimenti di difesa e centrocampo. Ecco, allora, fino a quando queste cose andranno bene, il Napoli andrà bene. Tutto bene, qua. Bene Ciccio. Ciro, chiudiamo, anche perché poi voglio dare spazio immediatamente ai nostri amici a casa che già hanno cominciato a dare le loro impressioni. Ciro, tu invece, anche tu sei assolutamente soddisfatto, no, di questo periodo sarriano, nonostante, oh, non lo dimentichiamo però, abbiamo pareggiato a carte 0-0, cioè non va dimenticato. E noi ovviamente abbiamo, sì, la Juve, adesso sì, Palazzi, 5-0, la manita brucia, però 0-0 a carte, 2-1 sconfitto con Sassuolo, 2-2 a Empoli, che oggi ha perso a Frosinone, ha perso in casa con chi va davanti. Insomma, voglio dire... Sì, ma alti e bassi, ampiamente prevedibili per un tecnico che è arrivato da poco, che ha dovuto rifondare una squadra, darle anche un gioco e soprattutto insegnare dei movimenti difensivi che per 2 anni questa squadra ha totalmente ignorato col predecessore di Sarri, che non voglio nominare stasera perché è una bella serata e non me la voglio rovinare. Non ho capito, questa cosa è bellissima, questa cosa è meravigliosa. Aggiungo che... Io mi sono iscritto subito al partito degli ottimisti in servizio permanente in tempi non sospetti, per un semplice fatto, perché conosco Sarri come allenatore, non sono amico di Sarri, ci siamo visti qualche volta sui campi ma non siamo amici, lo conosco però professionalmente da quando seguivo Tramezzani che conduceva il programma insieme a un collega Galati di Lega Pro, e vidi una serie nella partita dell'Alessandria. Da allora ho iniziato a seguirlo, per motivi di lavoro, il biennio empolese l'ho seguito perché sai che il sabato sono impegnato con la Rai per il 90° minuto di B e ho visto parecchie partite dell'Empoli, altre l'ho viste in TV e poi l'anno di Empoli. E così, credo che di conoscere abbastanza bene i metodi di lavoro di Sarri, mi sono informato, ho parlato con ex calciatori, con direttori sportivi che l'hanno frequentato. Nell'ambiente era già un allenatore importante, nel senso che il grande calcio, e quindi i tifosi, insomma, i detti lavori, l'hanno scoperto lo scorso anno, ma già da un po'. Gli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori, Sacchi ad esempio, è uno di quelli che parlava già bene del mister già dai tempi della B, per questo, quindi già ero ottimista, perché quando c'è un allenatore che è del De Chiari, che fa giocare bene le squadre, sei ottimista. Ero ottimista anche perché conosco l'organico del Napoli. Il Napoli lo scorso anno doveva lottare per lo scudetto, non dico vincerlo perché c'è una corazzata, ma lambirlo, perché abbiamo visto poi insomma chi è arrivato terzo e chi è arrivato quarto, con tutto il rispetto per Lazio e Fiorentina. Ora questa stessa squadra, è facile il calcolo, hai confermato i migliori, e questi sono dei migliori acquisti del Napoli, cioè le mancate cessioni sono stati i grandi acquisti di questa stagione. Aggiungici uno come Allan, che io ho sempre detto che Napoli fra un paio di anni può venderlo a 40 milioni, un giocatore straordinario. Speriamo di no. No, per dirti che farà benissimo, farà benissimo. Hai ripreso Reina, che soprattutto è importante in campo perché abbiamo un portiere, non più un citofono come lo scorso anno, ma soprattutto è importante nello spogliatoio, importantissimo, perché il Napoli mancava di un leader nello spogliatoio. Hai riacquistato Hamsik, perché per 2 anni abbiamo visto il gemello scemo di Hamsik, chissà per colpa di chi, ho una vaga idea, ma non nomino sempre il personaggio. Jorginho, che secondo me era un ottimo calciatore già ai tempi di Verona, non a caso il Napoli lo ha pagato quello che ha pagato, in un centrocampo a 3, ha fatto sempre il centrocampista a 2, e ora che invece è stato messo a fare il regista a 3, è importantissimo, con la Juve ha fatto anche da schermo, ha coperto i 4 difensori, spesso e volentieri andava
a prendere l'esterno, il trequartista più avanzato. Mister Varia, hai sentito Bernardo che parla di tattica? E ci sono tante altre situazioni di tattica, e poi sviscerò in descrizione, che ho visto in questo Napoli. Io sono iperottimista. Okay. Quella parola famosa che inizia con la S e finisce con la O, non la pronuncio. Io quest'estate, quando mi è stato chiesto da te, da tutto il mercato web, dalla Rai, un pronostico, ho detto il Napoli lotterà per i primi tre posti, per un posto in Champions, fidatevi di Sarri. E poi aggiungo anche di Giunto, e dopo ti spiegherò perché. Voglio sentire un attimo Laura, e poi Luca mi devi fare una cortesia, perché la sono ghiacciati. Che? Sono la, questa prima lì ha... proprio... No, sono attenti perché tutti vogliono ovviamente... sapere. Certo. No, hanno pigliato un Frenzi. Devono un po' sciogliere. Sono educati e calmi, approfittiamone che sono calmi perché... No, perché sennò Paolo dice... Ah, ma veramente? Qua però è anche l'atmosfera di questo studio che solitamente ti ricorda un po' di verbo differente. Assolutamente. Vai Laura. Allora, leggiamo due risposte, i due tifosi a casa. Uno è d'accordo con Ciccio Marolda e Eugenio Conte, che dice: mi auguro che il Napoli possa arrivare più in alto possibile. Anzitutto qualificazione Champions. Poi si vedrà. Mi auguro il meglio, come tutti del resto. E poi c'è Pasquale Lino Cacace, che ci dice: eguaglierà il quarto posto di Benitez con qualche gol in meno, sia subiti che fatti, ma non verrà crocifisso. Vabbè, sei arrivato quinto. La sua idea. Vabbè. Rispettiamo tutti. Rispettiamo tutti. Paolo, sbilanciati, perché non voglio sapere dove arriva il Napoli. Sbilanciati anche tu, visto che Salvatore ha fatto il Democristiano, poi senti Dario e... Parto allora... dalle indicazioni di Ciro sono più che condivisibili. Ha spiegato molto bene la gestione Sarri. Io ritengo che un bravo allenatore sia quello che semplifica. Si monta la testa, venerato, si monta la testa. Siamo amici, siamo, quindi glielo devo. No, che un bravo allenatore sia anche colui il quale è in grado di semplificare le cose nella spiegazione degli allenamenti, della sua metodologia, e soprattutto quello che vuole in campo dai giocatori. Io credo che questo Napoli abbia grandi qualità in tutti i reparti, sia una squadra molto completa. A differenza del Napoli dell'anno scorso, delle prime partite di quest'anno, i giocatori ho l'impressione che abbiano più punti di riferimento. Quando hanno la palla sanno sempre che hanno due soluzioni, quando hanno la palla al compagno sanno sempre dove muoversi per mettersi a disposizione delle giocate dei compagni di squadra. Questo facilita comunque il gioco del Napoli, che a me è parso un gioco all'altezza. Tu prima parlavi, facevi riferimento alla partita di Carpi. A me non è dispiaciuto il Napoli a Carpi, sinceramente. Ha affrontato una squadra che giocavano tutti sotto la linea della palla, e quindi è stato meno spettacolare. È vero, però. Anzi, sono erato. Ha subito gol. Cioè, il Napoli è l'unica squadra che non ha segnato il Carpi, con tutto il rispetto del mio Carpi. È l'unica squadra che non ha subito. Ha subito 15, penso una quindicina di gol. Ne ha presi. Tornando alla tua domanda, mi sbilancio. Io credo che se i margini di miglioramento di questa squadra verranno confermati soprattutto adesso, perché io credo che da qua a Natale si possa decidere parte il campionato per le squadre di vertici. Il Napoli può arrivare a giocarsi fino all'ultimo quella cosa si lì, può no? Dirlo, puoi dire, io posso. Puoi dirlo, scusa, il primo posto, così almeno. Tu non sei napoletano, puoi dirlo. C'è da dire una cosa, Ciro lo ascolta e non lo ascolta ogni tanto. Come Ciro lo ascolta? Dipende, tu. Non tutto il discorso. Però se si è perso tempo nei risultati, e anche bisogna dire che non si era partiti col piede giusto, dobbiamo anche dire questo, noi gli vogliamo bene a Sarri, ma se tu pensi di far giocare questa squadra con un trequartista che non esiste, che poi ci ha fatto bene. Non ce l'hai. No, ok, mettiamo lo voleva, fatto bene. Lui lo voleva il trequartista. Lo voleva, forse no alla fine. Voleva, e poi fai giocare uno fuori ruolo che è una seconda punta che non esiste, perché Mertens prima, Caleon dopo, Gabbiadini dopo. Poi fai giocare Usai a sinistra, quando hai due esterni, bisogna dire, cioè dopo è stato bravissimo perché ha capito, ma secondo me è un allenatore, questa è una squadra, non esiste altro modulo per questa squadra. Posso aggiungere una cosa? Però. Arriva. No. Stai applicando. Però voglio dire una cosa. Però è l'unica, cioè, abbiamo sempre, chi fa l'allenatore, io non ho mai fatto l'allenatore, perché non ne capisco. Però ha sempre detto, con i giocatori, sì, però con il mezzo ci sono anche, no, parlo ogni tanto con qualche allenatore, no? Certo. Però dico, con i giocatori che hai, caratteristiche che hanno, tu li metti in campo, non ti devi inventare niente. Questa squadra non c'era niente da inventare. Una cosa, è tutto l'anno scorso che noi diciamo, e non c'era Sarri, non stiamo parlando
deve giocare con 4-3-3. Poi lui ha continuato col famoso 2,5. Lui ha continuato perché non ha cambiato. È andato contro se stesso, perché poi i risultati non gli hanno dato ragione. Certo. Mentre Sarri è stato bravissimo a cambiare. Forse però i punti persi all'inizio del campionato, la squadra ha sempre subito 7 gol. Sono sempre tanti, perché sì, noi analizziamo solo dalla partita col Bruges, ma non è iniziato col Bruges il campionato, è cambiato modulo col Bruges. Certo. Okay. Posso dire una cosa? Certo, che qui sì, si lega invece il calciomercato quel discorso. Allora, premesso che il Napoli deve giocare col 4-3-3 e si è capito, che siamo antichi e fedeli sostenitori di questa teoria, vista la rosa degli attaccanti, c'è un perché. Sì. Lui è partito con l'idea del rombo perché il mercato del Napoli doveva svilupparsi su certi binari. Il Napoli sino all'ultimo, te lo posso svelare senza problemi, ma lo so anch'io, sperava, che mi sperava di prendere, non faccio calciomercato, ma fai calciomercato, sperava di prendere Saponara, sperava di prendere sino all'ultimo, sì, sperava di prendere Saponara. Salvatore, tu che fai? Quindi, scusa, no, io ho detto no, ma tu che conosci, ma possibile che in Italia l'unico trequartista era Saponara? Era l'unico giocatore che economicamente era compatibile con i parametri del Napoli, perché non superava i 15-16 milioni, aveva uno stipendio compatibile con i parametri del Napoli e soprattutto c'era un tecnico che ne conosceva pregi e difetti. Detto questo, lui ha lavorato, tant'è vero che il Napoli in quel periodo stava cercando di vendere un esterno, perché con quel modulo erano troppi tre esterni. Invece poi, vedi, ecco perché sono ottimista, a volte ci sono il fato aiuta. Il Napoli poi Saponara non l'ha più preso. Lui ha capito che col rombo non poteva più andare avanti, anche se si è presentato nelle prime due giornate, perché aveva lavorato quasi tutta l'estate, soprattutto sul rombo, non omettendo il qualche. Lui aveva detto ai giocatori in ritiro: io lavoro su due modi, il primo sarà la stella cometa del rombo e poi il 4-3-3. Tanto è vero che poi, quando poi è finito il mercato, non è arrivato Soriano, perché poi dopo Saponara c'era l'altra pista, Soriano, il Napoli gli aveva garantito che avrebbe fatto tutto per prendere Soriano, il Napoli di fatto aveva preso Soriano, poi sappiamo com'è finita, e lui è arrivato, e quindi il tempo d'allenatore, due partite, di capire che non poteva più andare avanti col rombo, perché il trequartista che lui aspettava, Saponara o Soriano, non è arrivato, il tempo anche di addestrare la squadra in settimana al 4-3-3 in maniera più intensa rispetto all'addestramento fatto in settimana per il rombo. Due partite, ha sbagliato due partite e abbiamo avuto qui uno che ha sbagliato due anni. Ma se dopo due partite conto, poi ha capito. Perché già dal secondo tempo di Empoli se fosse arrivato un trequartista sarebbe stata la rovina di tre giocatori del Napoli. Ascolta, allora Sarri non vede Gabbiadini vicino, giusto? Non lo vede. E che è l'unico che può giocare vicino, l'unico come idea. E non può giocare nel Caleon. E allora, dove avrebbero giocato gli altri? Col trequartista, perché l'ha fatto Insigne. E questo sarebbe stato un disastro. Li dovevi vendere tutti e tre. O due su tre. Ma perché dico, il fatto sotto questo aspetto ci ha aiutato. Perché non è arrivato il trequartista. Alla fine si è convinto che doveva giocare 4-3-3. Fortunatamente è andata bene. Però due partite ha sbagliato. Non due anni. No, due partite. Poi arriva anche Dario. Vai Ciccio. Sarri non è che ha scelto il 4-2-3-1, il no, aia, prego, no. Ma vedi questa paura, non nominare più sto modulo. Prego. Non ha scelto il 4-3 per caso, ma lui era troppo legato al suo modulo precedente, sì, no, fatto 4-3-1-2. Bene. Perché no? Perché ha giocato solo con quello, sì. Dal 20 ottobre 2012 Sarri ha giocato solo con quel modulo là, da Lanciano Empoli 3-0 fuori casa per l'Empoli. Non ne ha conosciuti altri e poteva farlo perché divideva il campo in quadratini, a quelli dell'Empoli diceva fai questo e fai quello. A Napoli non lo poteva fare questo. Non lo poteva. Detto prima di questo. Sì. Sono questi, ma la fortuna scusami, l'ha anche aiutato, Sarri, detto, non ha preso in questo non è che è stato intelligente, meno male. È stato scugnizzo, è stato c'è cioè un termine che io non mi ricordo, ma non mi ricordo, sì, ma, puoi dirlo. Ma è stato incredibilmente intelligente. Questo. Ma la vita sono gli idioti, non cambiano idea. Sì, è stato bravo in questo, quando ha capito, anche perché onestamente adesso un allenatore si presenta, è abituato da tanti anni a giocare, in una certa maniera è anche giusto che a Napoli imposto un certo tipo di gioco. È stato, ecco perché dico è stato, non Toscano, è stato un grande paramilitare. Che cosa ha fatto? Ha capito? No,
pressato un po' da tutta Italia, l'Italia calcistica diceva che Napoli doveva giocare al 4-3-3 perché aveva gli uomini, la rosa per giocare. Che ma cosa fa? Plebiscito, ma lui ha detto anche una cosa, dopo che ha fatto la prima partita 5-0, sai che ha detto? Sì, però qualcosa non è andato, perché lui ancora si preservava il fatto di vediamo come va, perché fa l'allenatore, è giusto. Quando ce l'hanno fatto capire. Ha detto che Higuain perdeva chissà che cosa. Certo, e oggi dice che Higuain è il migliore attaccante del mondo. No, ma Dario, questo, Dario. Però è questo, scusate, è questo di caso. Perché Higuain che ogni tanto gli dica, oh, io e lui litighiamo perché lui deve fare determinate cose. Fa bene, perché lì lo stile. Higuain quando sta così. Ma a me piace. È diverso. E mi piace. Ma Dario, siamo arrivati in conclusione. Lo sai qual è stata la qualità, secondo me, maggiore di Sarri? La velocità. Cosa vuol dire? La velocità di cambiare modulo, perché ci sono degli allenatori che sbattono contro il muro fino a novembre e poi li mandano via, la partita prima di essere mandato via gioca 4-3, se va bene bene, invece lui è stato veloce, quindi questa è la sua grande qualità. Altra cosa di Saponara, lo sapete perché lui voleva Saponara? Perché Saponara era il giusto compromesso, che se giocava col trequartista poteva far giocare, altrimenti Saponara si metteva in panchina e non diceva niente, quindi non era legato così al fatto di Saponara, non è che aveva preso Menes dal Milan e doveva giocare per forza. Saponara era un giusto compromesso, nel Milan non giocava, nell'Empoli sì, veniva a Napoli, se giocava titolare era già tantissimo con tutti i campioni che c'erano, quindi ecco perché non è che gli implicava per forza di fare 4-3-1-2, lui l'avrebbe anche messo in panchina e giocato 4-3-3, però era il non campione che non gli rompeva le scatole. Però per come ne parla dubito che l'avrebbe messo in panchina. Una domanda a te e anche Salvatore che in queste cose sì. Siete addentrati. Ma posso sapere da voi, il Napoli quando ha preso Sarri come allenatore? Quando? Il giorno no, deciso. Per no, spiegare una cosa. Allora, ti spiego la cronologia della cosa. Poi c'è la risposta. Il Napoli dopo Pasqua, sì. Decide di prendere Mihajlovic. Certo. No, lo prende. Lo prende. Diciamo, lo prende. Allora, lo prende. Poi, allora voglio capire. Ti spiego un attimo velocemente. Mihajlovic. Tutto d'accordo, tutto a posto, però Mihajlovic voleva un biennale pieno. Quando ha scoperto invece che il biennale era un biennale camuffato, cioè un anno con opzione per il secondo, Sinisa a quel punto ha detto di no, voglio partire con un biennale. Tant'è perché il Milan gli ha offerto il biennale. Poi dopo è andato sullo Spagnolo, su Emery, ma lì ha fatto un tentativo secondo me più mediatico per distogliere un po' l'attenzione dalla dimensione della Champions, perché sapeva benissimo che Emery non sarebbe mai venuto a Napoli. Se avesse adesso sì... Poi ha sognato Montella. Nel frattempo che Montella si è esonerato, chiama Sarri che era qui per ritirare un premio ed eravamo in diretta quella sera, se ti ricordi, io dissi in diretta, si vede alla Filmauro, stanno definendo le cose, esce la notizia sul suo telefonino che Montella si è esonerato. La domanda poi, a quel punto ha cercato di bloccare Montella contattando prima il suo agente che è il mio amico Lucci e poi direttamente il calciatore che doveva partire per le vacanze due giorni dopo ricevendo un secco no, perché Montella in questo momento non voleva andare da nessuna parte e poi c'era il problema della Valle e poi c'era anche il problema la domanda della partita voglio finire la storia di Montella, scusami, è stato il primo allenatore Montella, quando già venite si sapeva che sarebbe andato via. Era tutto, prima Montella, poi se tu fai il giro di tutte le chiese, quando glielo vai a richiedere, penso che lui non sia stato soddisfatto di tutto questo, giusto? C'era anche un problema di, secondo me, Montella, ascolta e senti questo, e senti Mihajlovic che firma, e senti Emery, e poi Sarri, e poi ritorni su Montella e dici, voglio sapere... Domanda secca, poi c'ho i nostri amici. La domanda è che Valdifiori, quando è stato preso, prima di Sarri. No, Valdifiori era un pallino di De Laurentiis, prima ancora di Sarri. Ma voi siete convinti che Valdifiori sia talmente convinto del gioco di Valdifiori? Ne parliamo dopo, entriamo dopo. Interessante interrogativo. Prima di dare la parola a Laura, che ovviamente l'abbiamo salutata in avvio, siamo felicissimi di averli qui con noi, ovviamente gli amici della Beauty Line. Salvio, tu sei competente, tifoso.
tu ti puoi sbilanciare, non fai democratico come gli altri. Dimmi dove arriva il Napoli, secondo te. Dimmelo. Nei primi tre. Non al microfono. Aspetta, cioè, quindi... no, pure lui è emozionato pure lui. Dai, penso... se deve show. Quest'anno nei primi tre. Nei primi tre. Ma soprattutto penso ci divertiamo, quest'anno ci divertiamo. E noi ci divertiremo qui a Number Two anche insieme a voi, Laura, con Katia. Sì, però io do la parola alla dottoressa Katia Salzano, innanzitutto perché ci parlerà del Beauty Line e vi anticipo che dopo vedrete il nuovissimissimo spot del Beauty Line. Laura, che dire, come sempre io ringrazio voi che ci date la possibilità di far conoscere la nostra metà. Mentre, Laura, mentre Luca si stava esibendo, ho visto un attimo l'aggiornamento, l'Atalanta vince 1-0 con la Samp, è un risultato che ci fa ovviamente piacere perché così la Samp rimane lì e noi nella risalita dobbiamo ricordare sì, i nostri indirizzi. Dobbiamo salutare Gianluca e i telespettatori di Telea. Perché sì. Siamo in diretta anche su Telea, non solo sul 187. E poi ricordiamo il sondaggio che abbiamo lanciato, che è dove può arrivare il Napoli di Sarri. Scriveteci ai nostri indirizzi che sono number2@canale34.com o sulle pagine Facebook Number Two e anche Tifosi. I nostri amici Salvio Salzano con Katia ci hanno detto zona Champions, tra mezzani il nostro, la nostra, abbiamo fatto anche noi un po' di calciomercato. Sì. Il calciomercato facciamo anche noi, è un acquisto come Paolo tra mezzani, ragazzi, mi pare. Non è da poco. Un acquisto. Niente male. Devo dire che anche io i miei direttori sportivi che hanno trattato, voglio dire... È il colpo del mercato. È questo, il colpo del mercato e ce ne saranno ovviamente anche altri. Paolo, ti sei ambientato, Subito. Ti sei ambientato? Non ho fatto fatica. Non a Dario. Come prima puntata ha trovato una puntata soft stasera, sì, sì. Non perché l'arena che... ancora non è aperta. Non esatto. Pensasse il signor Tramezzani. Non ti illudere, Non ce l'antipasto, non ce l'antipasto, va. Non ti avevo sentito invece su quel discorso che ha fatto Dario Marcolin su Sarri, non ti avevo sentito se hai apprezzato anche tu il suo cambio repentino, immediato, se cosa lo poteva portare invece a proseguire su quella strada. Avrebbe rischiato, Dario ha detto una cosa giusta, sì. Vista anche la sua esperienza, il coraggio soprattutto, ha dovuto, credo, scegliere nel momento più difficile, perché probabilmente la squadra non era ancora pronta forse a passare quel modulo di gioco lì, cioè non è stata sufficiente la preparazione, però era necessario un compromesso e quindi io credo che ogni cosa aveva bisogno del tempo giusto. Adesso questa squadra con questo modulo di gioco può solo che migliorare, anche se a mio avviso potrebbe pensare di cambiare ulteriormente la disposizione del centrocampo. Come Paolo? Ma io credo che Valdifiori potrà tornare utile, la differenza tra Valdifiori e gli altri centrocampisti centrali sono che soprattutto nell'ultima partita che ho giocato a Carpi, Valdifiori verticalizzava un pallone ogni sei passaggi, mentre se vediamo il lavoro di Allan, di Jorginho, di Hamsik, immediatamente loro provavano subito la giocata sugli esterni, che erano bravi a venire in mezzo. Piccola parentesi sugli esterni, è vero che adesso parliamo di moduli, di numeri, di tattica, di concetti, però rischiamo anche di fare un po' di confusione, secondo me, ogni tanto. La verità principale è che secondo me chi ha beneficiato di più di tutti, soprattutto davanti, è stato proprio Higuain, il quale continua a muoversi, no? Dalla zona centrale. E in quella zona centrale lì, dove il Napoli ha capito, Sarri ha capito che non poteva agire un vero trequartista, si inseriscono molto invece gli esterni, sia Insigne da una parte, sia Calion dall'altra, ma soprattutto i centrocampisti che accompagnano molto di più l'azione in quella zona di campo. Quindi io credo che questo sia un Napoli migliorabile, anche se ha fatto delle giocate veramente che non vedevo da anni. Grazie, ma sì, no, volevo anche del modulo tattico. Tra l'altro ha recuperato oltre che gli attaccanti anche altri calciatori, cioè secondo me ha favorito la fase di non possesso, la fase difensiva, perché ora il Napoli in fase di non possesso, certo, oltre ad avere tre centrocampisti c'è spesso anche i due esterni d'attacco che o a turno o addirittura insieme si abbassano, il Napoli spesso gioca a 5. Prima chiave tattica. L'altra è stata la riscoperta di Hamsik nel rombo aveva problemi a palesarsi, si è capito, mentre invece in questo schema, l'ho detto anche in un'intervista che ha rilasciato pochi giorni fa la RAI, può tranquillamente pensare a fare quello che faceva con Mazzarri, cioè a buttarsi dentro, perché
deve coprire molto meno le zone difensive e dedicarsi più alla fase offensiva, avendo sulla sua verticale un terzino e all'occorrenza anche Insigne, che quindi gli consentono di dedicarsi più alla fase costruttiva rispetto alla fase difendente. Ciro, perdonami, su Insigne, arrivo Salvatore, sì. Su Insigne, aggiornamento, c'è stato anche un comunicato ufficiale del Calcio Napoli, Insigne domani sì. si aggrega al gruppo, sta bene, quindi Insigne, tutto a posto. Riposa, non sarà ovviamente titolare a sì, Versavia, riposa un attimo. Lo terrà fresco per domenica a Milano. Sì, per domenica a Milano. No, Salvatore, e poi vado di nuovo da Enzo che ha lanciato no, l'argomento Val di Fiume. Sai, Segreti non c'è, è cresciuto, a parte il modulo, è cresciuto Allan che all'inizio aveva avuto i suoi problemini. Per la doppia preparazione, diceva Sarri. Quello che è, però noi lo valutiamo, la crescita passa anche attraverso un giocatore che ha le due fasi, come Allan. Ognuno al proprio posto, c'è da dire. Jorginho così a Napoli non l'aveva mai visto, perché non si era mai visto. Perché non aveva giocato a tre. Allora, sempre, Verona giocava a tre. Sempre colpa io sono a Verona, Verona giocava a tre. Lo conosco prima e l'abbiamo detto qua io, Ciccio ed altri. Ma non che come detto, però che lui giocava a tre a Verona, a due, sempre faceva la metà alla Verona. Però adesso sta giocando in mezzo. È un modo diverso di sì. giocare. Gli chiede, okay. gli chiede altre cose, ho detto prima, Sarri gli chiede anche altre cose, cosa? Rispetto a Mandorlini, però gioca lì, cioè fa comunque il centrale di un centrocampo a tre. Qui fa più lo schermo, no. gioca qualche metro più dietro, no. mentre lì gioca un po' più avanti. Uno è giocare davanti alla difesa, che lui ha preso Valdifiori per giocare davanti alla difesa e ha messo adesso Jorginho, ma Jorginho ha fatto la mezzala. Sì. L'anno scorso era in difficoltà forse perché era un centrocampo a due, forse, lo valuteremo perché una o due partite non... Sa cosa c'abbiamo di Borgini? Però mi sembra più sicuro dell'anno scorso. Ma sa cosa c'abbiamo di Borgini per Sarri? Il primo tocco, cioè rispetto a, magari ad un altro giocatore che ha bisogno di fermare la palla per poi dopo verticalizzare, a lui invece di Borgini piace questo, il fatto che appena riceve il pallone, un po' come il primo Deschamps ai tempi della Juve, già sa chi darla, il primo tocco, e poi essendo uno tecnicamente dotato, non solo dal primo tocco, non la sbaglia poi, neanche. Posso dire quando una cosa, fa lo scarico. Poi in pianta stabile Koulibaly, perché se vuoi giocare con una difesa molto alta, Kyrgios aveva già fatto vedere qualche difficoltà di troppo quando devi correre con 50 metri dietro. Koulibaly può avere delle amnesie, perché su Koulibaly l'abbiamo detto tutti, non l'abbiamo detto noi, l'abbiamo detto tutti. Pure Sarri ha detto. Anche Sarri, l'ha detto. Sono 5 minuti di puntini sospensivi. Però... anche ieri nella perfezione della partita con la Juventus, nella perfezione della sua prestazione, una sciocchezza l'ha fatta. È quello che ha frenato la crescita di questo giocatore che alla fine di stagione era in panchina. Però è devastante, forte fisico, ha discreti piedi per un difensore, è molto forte quando deve correre con 50 metri. È questo che Kyrgios aveva fatto un po' di fatica. Perciò, Enzo, la torno da te, perché avevi lanciato in chiusura di blocco l'argomento Valdifiori, che Paolo ha immediatamente ripreso. Ha speranze secondo te Valdifiori di riprendere le redini in mano della situazione così come era nell'idea originaria da parte di Sarri? Su Valdifiori ho una mia idea, in quel ruolo che devi essere l'uomo squadra, come dice Salvatore, cioè colui che è il punto di riferimento di tutta la squadra. Invece lui dove è venuto meno, al di là del discorso fisico, dove fa fatica ancora, si vede che ha un passo troppo lento, troppo cadenzato, che a livello di Serie A ha grosse difficoltà, è la personalità. Cioè lui dove secondo me è venuto meno. E ragazzi, ma io ho allenato 2 anni a Empoli, conosco perciò, l'ambiente, me ne hanno parlato. E sai che qualche amico quest'estate, ti ricordo, ne abbiamo parlato qua, io dice sì. E questo è un giocatore che anche lì ogni tanto aveva dei problemi caratteriali. Anche a Empoli? E secondo me questo qua è proprio il problema suo, perché a Napoli lui sai che fa? Prende la palla da dietro, fa il compitino, sapete, non invento mai niente. Lui ha visto bene che verticalizza, perché il suo ruolo, lui prende palla e la mette subito. Però non ha più Maccherone e l'altro che vanno su tutti gli spazi del campo. Ha Higuaín che se la palla non gliela dai sui piedi. Higuaín non la va a prendere. Lo stesso Galeol, sono giocatori che vogliono partire con la palla al piede per andare a cercare loro due. Io mi auguro che lui possa, al momento che giocherà, mettersi lì da solo, concentrarsi al massimo e dire io devo giocare come so, senza tentennamenti, perché quello che mi ha lasciato desiderare è proprio questo fatto qua. Però la personalità, che è un ruolo talmente importante che se non ce l'hai a Napoli fai fatica, perché a Napoli lo sai come lo so. Sbaglio due passaggi. Ma non era forse un problema forse più fisico, come diceva Sarri, che rispetto alla personalità di Valdifiori, perché la scena famosa di Valdifiori, ragazzi, lo dico anche a voi, amici,
voglio dire, Valdifiori crampi al decimo minuto del secondo tempo, Empoli che si aggrappa al giocatore, non è stata una bellissima scena. Noi dobbiamo vedere la storia di questo ragazzo. Arriva un regista come te, voglio dire. Secondo me lui nell'economia del Napoli può diventare forte. È ovvio che quelli che ci sono davanti a lui sono più forti come personalità, come diceva Enzo, come gioco. Gente che è abituata a questa piazza, cioè in questo momento il centrocampo del Napoli è uno dei centrocampi più forti che c'è in Italia, in questo momento. Com'è abbinato oggi? Centrocampo del Napoli uno dei più forti in Italia? Perché Ciro, d'accordo, Paolo? Tecnica. Tutti d'accordo? Fisicità. Centro, quindi non solo l'attacco. Non so, amici, non solo l'attacco, anche il centrocampo, siete d'accordo? Per questo lo beneficia anche la difesa. No, mi piace. Quando si crea in queste condizioni, non so quante squadre ne trovi. Jorginho che sta crescendo, stiamo diventare addirittura forse anche un futuro azzurrabile, perché Conte ne parla benissimo. Beh, insomma, non vedo tante squadre più forti del Napoli. Vai, Dario, io non credo che in questo momento Sarri possa toccare le pedine, cioè lo posso vedere fra 3-4 mesi, ma in questo momento sembra che la strada, a partire dal centrocampo e poi col modulo, sia stata tracciata. Cioè l'entusiasmo che sta trasmettendo questa squadra a centrocampo e davanti è l'entusiasmo di una squadra che ha trovato i propri individui nei propri ruoli. Cioè Jorginho davanti alla difesa, Allan che fa tutte e due le fasi a destra, dall'altra parte Amsi che accompagna l'azione, si butta dentro, comunque ne ha beneficiato anche lui, e la difesa che è incollata di due centrocampisti. In questo momento l'allenatore secondo me difficilmente riproporrà Valdifiori. Poi c'è il discorso personalità, giocare a San Paolo è dura se non sei abituato. Soprattutto perché all'inizio c'erano tre persone a vedere le partite del Napoli, è stata una scena davvero incredibile, sia con il Bruce sia con la Lazio, anche con la Lazio veramente poco. Può anche succedere, sì. Sai, la poi, forte tensione, la Juve. Il fatto di tornare a casa dove è stato un idolo, può anche succedere, vuoi dare talmente tanto che vai ti blocchi, in sopra, nuovi, ti blocchi e ti possono venire grandi. Ciccio, giocata dentro di bravo, te. Anche perché tutti si attendevano molto da questo ragazzo, bravo. La pressione che ha avuto in queste prime partite non l'ha mai vissuta lui. Non l'ha mai vissuta nei suoi 29 anni. E forse fuori Sarri gli ha scaricato un po' di responsabilità. Sì, adesso glielo farà giocare secondo me in Europa League, ma subito in campionato non è riproponibile. Devo dire la verità, abbiamo sempre detto che un centrocampo forte è quello che difende e attacca. Adesso Allan si è messo anche a segnare. Vabbè, lo slovacco Amsic ha sempre segnato, Jorginho quando era a mezzala qualche gol l'ha fatto, magari in quella posizione farà un po' più fatica, però è un bel vedere, un bel centrocampo. Sì, l'ho preso completo, anche al fantacalcio, Jorginho spero che batte i rigori. Vai Ciccio, batti i rigori, può essere. Vorrei tornare un attimo al sottotitolo di Number Two, la verità solo. Ah, la verità, la facciamo rivedere come abbiamo iniziato, la verità tutta la verità, nient'altro che la verità, Number Two. Vedo che qualcuno la verità poi la sta nascondendo stasera. Chi? Qua è un po' di no, scusa, chi è che non, cioè qualcuno che non sta dicendo la verità, ragazzi, questa parte però allora premesso che Salvio, ce l'hai con Salvio? Ce l'hai con Salvio? Era Salvio, ce l'aveva con lui. L'attacco è sicuramente tra i più forti e il centrocampo in questo momento è tra i più forti, però c'è un problema di ricambi perché siamo contati a centrocampo, ma il vero problema è dove può migliorare, come diceva Paolo Tramezzani, deve migliorare in difesa, perché oggi la squadra che gira così sta coprendo i problemi della difesa, sta tenendo palla, la sta togliendo agli avversari prima che arriva là, ma il Napoli c'ha un buco al centro e resta col buco al centro. Io ho sempre paura quando il pallone arriva da quelle parti. Il Napoli non ha completato il mercato prendendo non uno ma due centrali forti, perché con due centrali forti questo Napoli è squadra che davvero può puntare in alto, sì. Così temo è vero. Sì, il Napoli però, solo una cosa veloce, sì. Sai cos'è che ti fa guardare con fiducia al futuro anche della difesa? Tu hai il migliore allenatore della fase difensiva della passata stagione, che sia stato l'Empoli, sia stata la Sampdoria. Sarri è quello che ha migliorato di più il prodotto nell'ultimo anno in Serie A della difesa a 4. Sì, a Empoli, però si è salvato, ha migliorato Rugani da quando è andato via, comunque Sarri si sta un po', sta facendo fatica. Lui oggi secondo me, anche chi l'ha visto lavorare in ritiro a Di Maro, giusto? Sì. Ha visto lavorare un grande allenatore con la linea difensiva che piano piano arriverà a muoversi tutti insieme. Allora, quindi secondo me hai ragione, ma arriverà a quel punto. Ci bisogna un po' di tempo. Non ha bisogno di un difensore forte con la difesa che gioca così alto. Io faccio allenatore, più me ne dai, più sono contento di giocatore. Poi dopo devi fare anche di necessità di tu. La
fase attiva, se è stata incompleta, l'abbiamo detto tutti. Il Napoli, secondo me, in difesa doveva prendere un terzino destro e un centrale, che poi purtroppo sappiamo tutti come è andata sul fronte ma destro, se fosse venuto con Darmian. E Darmian, e come è finita invece Darmian al centro con la storia di Maksimovic. Ma tanto è vero che il Napoli è convinto delle parole di Ciccio, che il direttore sportivo è con Sarri, sta già lavorando per gennaio, poi ne parleremo più avanti del mercato, e uno degli obiettivi prioritari di gennaio sarà prendere un difensore centrale importante, cioè non un difensore centrale che se la va a giocare, va a fare il quarto in panchina, per dirti. È ovvio che uno può chiedere, poi bisogna avere anche la disponibilità nel prendere. C'è un nome sul quale il Napoli non mi anticipare il mercato, ma ne parleremo più avanti. Non mi anticipare il mercato. Allora, uno all'attacco lì non servirebbe lo stesso, sì, un altro attaccante? No? Sono già tanti. Mezzo anche. Allora, sì, mezzo. Ma prendiamo anche un importo. No, c'è da dire che Cristiano è arrivato, Cristiano Giuto è arrivato molto in là con il mercato, allora, diciamo. Cioè, ha avuto tutto. Una cosa che io non sono d'accordo, non con Cristiano, che, ripeto, dal primo giorno che è arrivata Carpi, che quando faceva la D, perché in quel girone c'era il Pisa, è stato eccezionale Carpi. Però io da giocatore me lo ricordo. Però. Io quello no, non mi ricordo. Un peso centrale, vero? Centrocampino. Però devo dire che Cristiano non ha avuto tutto questo tempo per poter fare mercato. Una cosa che non sono d'accordo è che è troppo, l'ho detto molte volte, l'ho detto tante volte, è troppo limitativo un mercato solo con i giocatori che giocano nel campionato italiano. È troppo riduttivo, perché i prezzi, quando tu sai quanti sono, 5, in Europa sono 20, nel mondo sono 100. Ma li devi conoscere. Più sono e più si abbassa il prezzo. Ma li devi conoscere. Però il discorso, se in Italia ce ne sono 2 o 3, tutti sanno che il Napoli ha le possibilità, perché se è vero che sono stati offerti 20 milioni di euro per Rugani, mi sembra uno sproposito esagerato, 25 per Romagnoli, ma Maksimovic, mi tocca dirlo, gli avevo offerto in prestito con diritto di scatto prima che arrivasse in Italia, mi hanno detto che era lento a Napoli, non sto parlando di parlando di chi te l'ha detto? Non lo so, ma Fali Ramadani lo conosco da tanto. Perciò l'hanno detto che era lento, qualcuno disse che era lento. Non piaceva l'allenatore dell'epoca. Non lo so, io non so voglio entrare in pratica. Però no, questo è. Allora tu non puoi fare un mercato del genere. Se un anno prima ce l'avevi in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni e dopo quanto? 2 anni? Allora. E mancanza di conoscenza della materia. Questo è il passato. Parlando del passato. Ora bisogna, passato, secondo me, andare a gennaio, perché se il Napoli a dicembre, non lo so, come io preconizzo, arriverà lì a ridosso delle prime. Dite la verità. E manca poco. Sì. Secondo me a gennaio il Napoli dovrà fare degli investimenti, perché De Laurentiis provare. Perché De Laurentiis questa volta sto treno non lo può perdere. De Laurentiis. Proprio perché questo è un campionato atipico. De Laurentiis, scusami un attimo, Laura, diamo un attimo spazio ai nostri amici a casa, perché su De Laurentiis, ovviamente noi scherziamo, ma voglio entrare anche nel merito. Sentiamo prima i nostri amici. Sì, Gianluca, allora c'è Chicco che ci dice: il Napoli potrebbe arrivare molto lontano se il signor De Laurentiis si decidesse a completare la squadra. A gennaio, e non ha detto che come a gennaio, fa sempre. Chicco, a gennaio, ha detto che a gennaio provvede. A gennaio ha sempre fallito, non ha mai indovinato niente. Poi c'è Gennaro che ci dice: poiché in ogni partita spendono molte energie psicofisiche, dobbiamo solo augurarci che non vengano mai meno delle pedine importanti. Comunque possiamo anche lottare per le primissime posizioni. E su questo siamo sicuri, perché abbiamo un ottimo staff sanitario. E vai. Poi abbiamo Franco che ci dice: premesso che bisogna aspettare gennaio, io dico che il Napoli può finalmente competere sino alla fine. Oh, va bene. Sì. Che dietro, parlando di difensori, perché si parla di difensori. Giocheranno sempre loro titolari. Tranne forse Gennaio, ci vuole qualcuno. Soprattutto nella zona centrale, abbiamo anche lì sulle ultime vicissitudini del presidente De Laurentiis, che fortunatamente con i bambini, con la moglie, è scampato a questo veramente tragico incidente. Noi abbiamo scherzato un po'. Guardate che cosa ci hanno preparato le redazioni, mi metto di qua. Perché lui alla vigilia di Napoli-Juve ha detto, ovviamente, a tutti: siamo tutti sulla stessa barca. E fortunatamente si è salvato, ovviamente, il presidente con i bambini. Ha detto: siamo tutti sulla stessa barca. Abbiamo colto questa dichiarazione proprio alla vigilia di Napoli-Juve. E dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Fortunatamente è andata bene. Però, Paolo, De Laurentiis su Sarri mi sembra
che ci ha visto bene, cioè nel senso lui l'ha, tutti quanti hanno detto deve difenderlo, qualsiasi la prima difficoltà la società deve assolutamente coprire l'allenatore, e l'ha fatto immediatamente alle prime difficoltà. Sì, non so quanto la difesa sia partita da una presa di posizione da parte del presidente. Io ho avuto modo di apprezzare invece molto il pubblico di Napoli quando è stato ufficializzato proprio Sarri allenatore, come diceva Salvatore prima, lo stesso Ciro, no? Probabilmente non è stata una primissima scelta. E è chiaro che il post, posso dirlo? Sì, come? Benitez. Sì, Benitez, lo vuol dire, il post Benitez. Poteva essere rischioso. È chiaro che Napoli si identifica molto, secondo me, nella figura dell'allenatore, al di là poi della società. E credo che Sarri, da parte sua, sia partito sicuramente bene, perché è un grande lavoratore, una persona molto semplice, molto umile. Ha fatto una richiesta inizialmente, che era quella di avere un po' di tempo, come capita spesso a tutti gli allenatori quando arrivano in una piazza nuova, soprattutto una piazza ambiziosa come Napoli. Il presidente credo che abbia voluto scommettere un po' su questa figura, e sono convinto che alla fine sarà fortunato, perché Sarri ha tutto, secondo me, per poter fare veramente una bene in questa piazza. Una scommessa vincente, vai Ciro. Io credo che il feeling è destinato a durare molto, perché c'è proprio un'empatia tra Sarri e Napoli. Partiamo dal presupposto che lui da ragazzo ti fa per il Napoli, questo già sa. Aveva in panchina uno che da ragazzino collezionava le figurine del Napoli, quelle di Savoldi, Vinata, piuttosto che quelle della Juve, già per un tifoso del Napoli parte già bene, insomma, ai suoi occhi. Poi in più è uno che parla chiaro, cioè le conferenze stampe di Sarri non sono mai banali. Cioè è uno che dice quasi sempre, a volte anche troppo, pane pane, vino al vino, ma non ti risponde mai con delle banalità. Ricordo su quell'acquisto di Chiriches, no? Voglio dire. Se no, ma anche su Koulibaly, no? Insomma, sì. È bellissima la fase, è un buon giocatore, chiaro. Ma si concede 5 minuti di C. Cioè, chi è allenatore in Italia a certi livelli ti fa conferenza? Io credo che a Napoli i personaggi, alla Pesaola per dirti, perché ho fatto il nome di un grandissimo, cioè di questi personaggi che non si nascondono dietro un dito, che ci mettono la faccia sia quando si perde che quando si vince, con l'ironia che è tipica di questa città, questa è la capitale dell'ironia, il napoletano è autoironico per definizione, ce lo insegna Edoardo. Credo che questa empatia, anche intellettuale, anche culturale, può portare secondo me dei grandi frutti, tanto è vero che quando è partito male non c'è stata da parte del pubblico una grandissima sollevazione popolare, grandissima contestazione. Sì, c'era qualche mal di pancia. C'era disaffezione. Ma la disaffezione non era dovuta alla gestione Sarri, era figlia della stagione precedente, e quindi aveva sempre rinominato. Enzo e Ciccio, su voi che conoscete ovviamente l'ambiente, su questo rapporto De Laurentiis Sarri. Ma io non mi fido di De Laurentiis col rapporto, perché l'ha fatto con Bazzarri, l'ha fatto con tanti allenatori, erano amici, si stringevano, si baciavano, poi alla fine quanti non vengono i risultati o qualcosa non va, lui se li toglie sempre da mezzo. Ma è la legge del calcio, però, onestamente. Lui, secondo me, questo allenatore che è stato sottovalutato da tutti, chi non lo conosceva come lavorava, adesso è apprezzato perché ha lavorato come diceva lui. Ha lavorato da allenatore, ha cercato di fare le cose giuste, ha cercato di capire l'ambiente, si è dato un po' di tempo. Diciamo che il presidente è stato bravo anche a non così assediarlo molto, a non dargli pressione, cioè l'ha fatto lavorare, ha detto sempre di difenderlo. Adesso ha ragione anche il presidente su Sarri, ha fatto una scelta che lo sta. Vai Paolo, intervieni, poi arriva Ciccio. Stavo pensando a una sua dichiarazione. Paolo, tu devi intervenire, cioè non sì, ti sì, cioè, se devi vai. No, una considerazione inerente proprio a una risposta che lui ha dato a Maradona, no? Quando Maradona sì, in qualche modo comunque ha criticato, no, Sarri dopo una partita. Aveva ragione. E ha ragione probabilmente, sì, però la sua è stata una risposta intelligente, molto, ma anche molto onesta, cioè nei confronti di Maradona. Non l'ha fatto per non mettersi contro Maradona in una piazza importante come Napoli, no? Che è una cosa che non si fa. Lui l'ha fatto perché sinceramente si augurava, no, di poter far cambiare idea e opinione a Maradona. Io credo che sia stato molto onesto, e questo sono convinto che i tifosi napoletani l'abbiano apprezzato. È vero, è giusto. Bravo Sarri, bravo.
Vai Ciccio, poi devo chiedere a Katia. No, non volevo entrare in conflitto questo personaggio, anche come viene visto. Non volevo entrare in conflitto con te Paolo, perché pure fisicamente non mi permettere di farlo, quindi me ne guarderei bene. Aveva ragione Diego, perché Diego quelle cose le ha dette dopo le prime tre partite. L'abbiamo dette tutte. Diego ha detto solo quello che dicevamo tutti, quindi oggi Diego, l'opinione di Diego, e te lo posso confermare, è diversa. Oggi c'è un Napoli che gioca, ci sono giocatori che si divertono a giocare, però e Diego la pensa in maniera diversa. Cosa, aspetta, aspetta, ma quando l'hai sentito? Scusa, non fai. No, dimmi, che ti ha detto? Una settimana fa. E che ti ha detto? Che mo Napoli sta giocando, speriamo di giocare bene. Però sì. Napoli, ecco. Il napoletano, volevo poi concludere sul discorso di. No, posso. Cioè, il napoletano. Posso. Dai. O vuoi parlare tu? No, fallo concludere. Ma per quanto riguarda il rapporto De Laurentiis Sarri, De Laurentiis un paio di incazzature se le è prese con Sarri. Però sei stato zitto. Certo, De Laurentiis ha fatto piacere quando sentire Sarri dire il Napoli sa, tra tre anni sarà all'Empoli. Ma che stai dicendo? Però De Laurentiis è maturato molto da questo punto di vista. Quando le cose vanno male, non parla più, sta zitto, scompare. E fa benissimo su questa cosa qua. Allora, Sarri deve anche capire che quando dice certe cose non sta più a Empoli, ma sta a Napoli. E quindi, in questo momento, lui sta lavorando per il Napoli e sta dando al Napoli, ma Napoli sta dando molto a Sarri per farlo crescere. E io quello, volevo dire. Cioè, il napoletano ha giudicato Sarri, sai perché? Il fatto che guarda, arriva Sarri allenato all'Empoli, non è buono. Ma come fa a dire a Higuaín devi fare questo? Come fa a dire? Non è vero, ecco questo che il napoletano deve capire. Che un allenatore che allena anche in C, se è preparato, se ha personalità, lo può fare anche con questi grandi campioni, anche perché ti apprezzano molto. Higuaín si è messo a disposizione del Napoli, dell'allenatore, lo vede. Quando mai Higuaín sta giocando e correndo come quest'anno? Vuol dire che ha capito che c'è dall'altra parte una persona che gli ha dato fiducia, l'ha allenato. Lo parla a muso aperto, senza problemi. L'altra sera in televisione ha detto no. Io qualche volta gli dico pure che questo, per come è forte, lui potrebbe fare anche di più. Gli altri allenatori non ce l'hanno mai detto. L'hanno sempre lasciato lì così, perché si chiama Higuaín. Ecco, allora il napoletano deve capire di stargli vicino, perché questo veramente, fino adesso, ci sta facendo vedere un bel gioco. Tranquillo, è molto più, come dire, regolare nella sua vita anche in questo momento. Volevo tornare però sulle parole di Ciccio, sulle incazzature di De Laurentiis, che ci sono state. Confermi? Sì, assolutamente sì, sia dopo la gara di Sassuolo, ma soprattutto dopo la gara con la Sampdoria, più che con l'Empoli. 2-0, 2-2. Le incazzature sono state, non si è sfogato con Sarri, ma si è sfogato col direttore sportivo. Il povero Giuntoli. Che invece in questo momento ha, secondo me, un ruolo importante. Perché Giuntoli è stato bravo, quindi ha già superato il primo step, a mio modesto avviso. Perché è stato capace di bloccare il presidente, diciamo, anche nelle sue sortite dialettiche, consigliandogli, anzi, di uscire pubblicamente in quel momento e difendere Sarri. Poi, visto che è uno che ha giocato a calcio e sa di calcio, l'ha dimostrato a Carpi, una chiacchiera con l'allenatore se l'è fatta, è sicuro, e gli ha fatto capire, giunto è uno di quelli che dal primo momento era convintissimo che il Napoli doveva giocare col 4-3-3. Salvatore, che è amico fratello di Cristiano, sa che non sto mentendo. Confermi Salvatore? Assolutamente sì. Ma Cristiano te l'ho detto, io l'ho conosciuto a Carpi i primi giorni 4... che lui è arrivato. È vero che giunto lui per il 4-3-3. E devo dire la verità... Quindi. A Carpi ha fatto cose, ma poi non c'è, è che lo poi c'è l'allenatore, poi c'è un allenatore che decide percorso, e cioè, che ha l'ultima parola, e ci mancherebbe. Questi sono allenatori, insomma, e quindi, però c'è un dialogo col direttore sportivo, che è anche il capo dell'area tecnica, c'è un dialogo, ci sono poi, c'è la risposta del campo, e c'è una persona intelligente e umile come Sarri che riesce a capire che forse è meglio provare a cambiare registro, lo si è cambiato, e anche questo è importante. Credo che anche in sede di mercato il vocione toscano di Giuntoli si farà sentire, perché è uno che urla e anche tanto. Tanto è vero che credo che con Sarri ha convinto il presidente che questa squadra, se arriva a dicembre ai margini del primo posto, deve fare lo deve scatto. Avere il diritto e il dovere di provarci sino all'ultimo, rinforzando la rosa. E cosa che non è stato fatto. Che De Laurentiis non si è tirato indietro. No, Cristiano è sicuramente un ragazzo, che in fronte a me è un ragazzino, ma di grande personalità. Sì. A Carpi è una piazza che ti lascia lavorare, tutti i imprenditori di Carpi, tutta gente, addirittura il presidente, quello Caiumi, che poi Bonaccini, diciamo quello che fa tutto, però Caiumi ha giocato con me da ragazzino. Lui era abituato a fare tutto a Carpi, eh? Sì.
passava tutto attraverso lui, un po' come faceva Marino nei primi anni dell'era De Laurentiis. Tutto dal settore giovanile alla prima squadra, perché lui dentro di sé ha questo. Se riuscirà a farlo a Napoli, gli farò i complimenti. Gli faccio già, perché non è facile. Un po' di tempo. Io non ho il piacere di conoscere, dico aggiuntoli, di ragionare con la testa, scusi. No, litigare col presidente, ho capito che tu dirai, hai dei dubbi perché De Laurentiis non glielo fa fare. No, dico, e invece, non invece, è facile come a Carpi, che andavano tutti a lavorare. Devono ragionare con la testa loro, solo così possono fare. Ti racconto due episodi però. Allora, su Maximovic, allora, De Laurentiis testa dura, non supero i 12 milioni. Dopo un mese, purtroppo si era fatto tardi, però dopo un mese Giuntoli chiama Petrachi e gli dice: ho convinto De Laurentiis, ci sono 18 milioni. E purtroppo era troppo tardi, perché Cairo, il giocatore che loro avevano bloccato per dar via Maximovic, però per dirti è uno che con Soriano, cioè sta stessa cosa, togli il discorso di Soriano, che poi serviva o non serviva, però sull'operazione Soriano, sino all'ultimo, quando ormai De Laurentiis si era rassegnato dopo la partita con la Sampdoria, perché nei spogliatoi il ragazzo aveva ancora espresso dei dubbi, dei dubbi, perché aspettava il Milan, gli ha detto mi lasci fare, si è messo al telefono, ci ha parlato per ore sia col procuratore che col ragazzo, alla fine il sì l'ha ottenuto. Questo per farti capire che comunque parliamo, te lo dico, l'ultimo che arriva da Carpi per un testardo al volo. Koulibaly è stato sul proprio, poteva andare via, l'ha fermato lui, fermato perché giunto. Poteva arrivare, non so, adesso penso in 12 milioni, ma arrivava De Maio. Poteva arrivare De Maio, l'ha bloccato. Questa è una notizia. Se Laurentiis aveva chiamato, ha fatto due calcoli, il presidente ha detto aveva preso prezioso, io prendo De Maio a 6 milioni e mi libero di Koulibaly a 12.5. Perché muove la testa? No, perché questa è storia, ero a Milano, testimone oculare all'hotel Meliá, ti dico pure il nome. Ciccio, e chiudi. Da lontano si sentivano le urla, noi stavamo lì, io e un altro collega di Mediaset, urla di Giuntoli, sulla roba che ha fermato Koulibaly. No, ha fermato due cose, detto no a Koulibaly, io do Koulibaly se prendo Maximovic, se non prendo Maximovic, io Koulibaly ma il cambio era De Maio, e su De Maio, che De Maio, Prezioso e De Laurentiis, avevano fatto a telefono, Giuntoli ha detto no, non lo prendo perché non è un giocatore che mi fa superare lo molto step bene. Importante, e soprattutto nel cambio ci perdo tra Koulibaly e De Maio, e infatti non si è fatto, chiudi perché c'ho Luca prontissimo per questa, sarò breve. Lo sta, eccolo, sarò breve. Credo che ci voglia pure una voce non amica di Giuntoli, certo, no? Perché loro, perché non lo conosco? Non lo conosco. Non la conosci, apprezzo la persona, apprezzo il suo lavoro. No, ma è uno lavoro, diretto, c'è da dire che ecco, dire. È la sbaglia. No. Deve saper stare calmo. Deve saper stare calmo in certe occasioni, sia sul campo, sia negli spogliatori. Ah no, questo non lo deve saper stare calmo. Però lo deve crescere prima di vederlo all'opera. Deve no, per carità, io sospendo il giudizio. Sospendo il giudizio su Giuntoli, ne apprezzo per la persona e il lavoro, ma sospendo il giudizio. Dico due cose. Lo apprezzerò quando a gennaio il Napoli si libererà di De Guzman, Zuniga e Rafael, se riuscirà a liberarsene, perché queste sono tre colpe gravi che pesano sul bilancio e hanno reso impossibile probabilmente anche l'arrivo di altri giocatori. De Guzman ci ha messo del suo. Però li trovi calciatori che ci mettono dell'oro, tu li devi superare. E poi, torno a quello che dicevi prima, deve forse maturare anche un po' in un ambiente diverso, un po' più d'alta classifica, deve stare più calmo sia in campo sia nello spogliatoio. Anche secondo me ogni tanto appendere al muro qualche calciatore fa bene, lo ha fatto Lidl, può farlo pure Giunto. Guarda, allora lui non so se gli usare le mani, ma... Però che è andato allo scontro con De Guzman c'è andato, ecco, no, perché c'è andato allora, violentemente con De Guzman. Allora, guarda, ti posso dire una cosa, poi? Ti racconto una... ero lì per lavoro, per la RAI, ero al Meliá, la sera in cui... Io ho criticato, quando si è arrivato quasi allo scontro fisico, no, però, tra De Laurentiis e Re nello spogliatoio, critico le stesse cose, allora, che chiunque lì le è un discorso diverso, però io parlavo di scontro fisico, no, io parlavo di prendere dei calciatori, però... Allora, De Guzman, ero all'hotel Meliá quella sera, poi c'era Giuntoli, c'era... De Guzman, il suo procuratore Parisi e l'intermediario dell'operazione col Bosmo, che è Peppe Cannella, ex direttore sportivo di Bologna. Allora,
Ero lì, insomma, a un certo punto si raggiunge l'accordo, nel senso che dice Giuntoli al giocatore e a Parisi: guarda che se domani l'Amburgo, perché il Parisi diceva che c'era l'Amburgo sotto, non mi fa una mail ufficiale di trattativa per chiudere l'operazione, domani pomeriggio diamoci una deadline, ore 14, il ragazzo va in Inghilterra perché ho un'offerta irrinunciabile, erano 7 milioni, 1 più 6 di diritto di riscatto. È un contratto importante al calciatore, addirittura superiore a quello che già importante riceve a Napoli. Mi risulta che tra le parti c'era un accordo per definire questa deadline alle 14, il giorno dopo è saltato tutto perché De Guzman si è rimangiato la parola. Okay. Io non lo so, però è ovvio, è che non fai i complimenti a questo punto. Si sistemano in altra maniera queste faccende, però altrimenti diventa un far west, ragazzi. È successo nel cazzo. Tante volte. Vai Laura! E usiamo arrabbiamo dopo. Luca Sepe, Daniele Smusiani, facciamo entrare Daniele Smusiani, facciamo con la loro nuovissima parodia. Dov'è? Salvatore! Eccolo! È una canzone. Voglio presentarla perché anche grazie alla straordinaria voce di Daniele questa canzone batte i record di tutte le nostre parodie, perché in soli 2 giorni e mezzo ha superato le 100.000 visualizzazioni da YouTube, e poi gli amici del Corriere del Mezzogiorno, che involontariamente ci hanno pubblicato il video, in realtà hanno fatto sì che la gente lo guardasse più dal loro sito, e siamo a ben 700.000 visualizzazioni, quindi penso che siano risultati interessanti. La facciamo ascoltare? Sì, la vogliamo sentire. Mi raccomando, un attimo un microfono, vi prendo il tuo microfono per Daniele. Grazie Salvio, grazie mille. Lo studio è pronto per accompagnare questa grande. Mi raccomando, le mani su, tutti insieme. Luca Sepe. Caro Luca, ti comunico ufficialmente che diventerà il nostro tormentone. È perché noi ci abbiamo a Salvatore. Il vero Salvatore. Il vero Salvatore, viva Bagni! Laura, terzo blocco, siamo in addirittura terzo blocco, allora, di questo speciale tifosi. Anzitutto, come già? Che dico? Anzitutto salutiamo e ringraziamo i telespettatori che ci guardano anche da Telea, perché sì, noi siamo in diretta anche su Telea. Su Telea. Solo da canale 34. Quindi li salutiamo e poi ricordiamo i nostri indirizzi mail, che sono amici@canale34.com e la pagina Facebook Number2. Ricordiamo il nostro sondaggio: dove può arrivare il Napoli di Sarri? Mi sembra, da quello che hai letto, che sulla zona Champions nessuno si è sbilanciato come tra mezzani, però sulla zona Champions, insomma, sì, sono tutti quasi d'accordo. Però, diciamo, però insieme ovviamente, che l'affare mercato lo abbiamo trattato, sfiorato con particolari con dovizi. Lavoriamo già adesso, che con dovizia di particolare abbiamo raccontato con il nostro Ciro alcuni particolari. Ricordo con un particolare, ma poi vado subito avanti, che la presenza di Salvatore Bagni mi fa ricordare anche che noi un anno fa circa abbiamo perso tale signor Perisic per circa 500.000 euro. Mi pare questo che dice la storia. Cioè, voglio dire, tale Perisic sul quale l'Inter ha strainvestito. D'ingaggio, eh? Ingaggio. Perché lui anche all'Inter ha preso 2 milioni e mezzo di ingaggio, il tetto del Napoli era 2. Questo si era già detto un anno fa. Questo è storia. Il prezzo non è stato mai abbassato. Effettivamente con gli esterni che abbiamo, con tutto il rispetto per Perisic, non per è carità, quello che manca, ma manca, però come importanza di giocatore. Sì, però era stato fatto in un momento che Insigne era infortunato. Sì, mi ricordo. Ora ho altri pensieri che Perisic. No, era per il discorso che a gennaio, siccome abbiamo parlato che a gennaio ci saranno investimenti importanti, fare quel passo in più per cercare poi a gennaio, se sei in corsa, se sei in corsa, di andare poi a cercare di allora intanto però il Napoli è impegnato in Europa League giovedì. Dai. Sì, è impegnato in Europa League con il Legia Varsavia, formazione che ha perso la prima gara con il Midtjylland, la squadra danese. Questo è il calendario: giovedì si gioca alle 21:05, il Napoli gioca in trasferta dopo aver vinto 5-0 con il Bruges. Con il Legia, poi c'è lo scontro tra il Bruges e il Midtjylland, il 3 punti può essere già determinante. Noi abbiamo abbozzato una formazione perché crediamo che, anche se Sarri, Paolo, non ama molto il turnover, Sarri, Vincenzo, non lo ama molto, fa bene, però insomma, voglio dire, c'è una situazione in cui credo che il signor Maggio, lo vediamo qui inquadrato, il signor Chiriches, forse addirittura Strinic, sicuramente Valdifiori e David Lopez, e sicuramente Cabiadini, credo che 5 persone, con la conferma di Papa Reina in porta, 5 persone credo che potranno partire dall'inizio. Paolo, come la vedi questa formazione? Calcolando anche che in 2 settimane il Napoli dovrà fare 5 partite,
Io credo che almeno tre giocatori siano sicuri: Gabbiadini, Mertens e lo stesso Maggio basso a destra. Qualche dubbio su Lopez o Valdifiori, non credo che giocheranno entrambi. L'Europa League è una competizione molto importante. Il Napoli, sono convinto che ci tiene, quest'anno ha la rosa giusta secondo me per poter andare avanti. Varsavia ha un ambiente non facile, la squadra ultimamente in campionato, quattro partite, tra l'altro contro squadre di medio-bassa classifica, esatto. Però la squadra è buona, una squadra buona, e sono convinto che se il Napoli non farà la partita per cercare di vincere con tutte le sue qualità, potrà avere qualche difficoltà, perché rimane sempre una trasferta molto insidiosa. Oggi ero a telefono in collegamento con gli amici di Radio Kiss con Zibi Boniek, che è il presidente della federazione polacca. Ci ha detto che Zibi Boniek, che addirittura Berg, l'allenatore del Legia Varsavia, è a rischio panchina, perché è un momento molto particolare con il Napoli, rischia di saltare la panchina. Facciamo una scommessa: fa minimo 15 punti in questo girone il Napoli. Non so dove possa perdere i tre punti. Ho dei dubbi, ci sto pensando, ma non riesco proprio. Lo sai che come la penso sull'Europa League? Sì, lo conosco. Legia Varsavia è una buona squadra in difficoltà, discreta squadra in difficoltà. Ma non sono le squadre, parliamo dai quarti di finale. Io dell'Europa League ne parlo dai quarti di... lo sai, eh? Cioè, quindi noi arriviamo nei quarti. No, vabbè, questo arrivi primo. Ho detto che fa minimo 15 punti su 18. Vabbè, sei qualificato. Sei qualificato primo in questa stagione. La squadra più che può dare qualche pensiero in più è il Midland. Ah, sì, c'è anche qualche buon giocatore interessante per il campionato italiano. Il Midland è una squadra che in casa, soprattutto. Quel giovane di colore? Bravo, Sisto, che non è male. Ma te le intendi, dove se la prova? Ma l'hai letta? Di calcio internazionale. Sisto non è male. Poco di calcio. Dario, bravo. Che partita prevedi? Allora, innanzitutto l'Europa League è una novità anche per Sarri nella gestione dei cambi e nella gestione andando avanti. Guardando quella formazione lì, sarebbero sei cambi rispetto alla squadra titolare. Sì. Due in difesa, anche... due a centrocampo e due in attacco, due per reparto. A me sembrano troppo, quando fai il turnover comunque cambi 3-4 giocatori, lo satura, la lasci. Soprattutto perché le prime partite del girone sono quelle che, come diceva bene Salvatore, può fare 15 punti, ma le devi costruire subito, no? Più punti fai all'inizio, dopo puoi gestire. Per cui secondo me sei cambi così sono troppi. Ne vedo in mezzo al campo, non so se Valdifiori giocherà dall'inizio. Secondo me gioca Gulam. Ma non lo so perché forse non è stato titolare dall'inizio. Ma Strinic che tiene, Salvatore? Non dico niente io. No, perché erano 8 mesi fa. Ma che c'ha Strinic? Non lo so cosa ha fatto Strinic, però è un giocatore che doveva giocarsi, quando ancora non c'era Usai, un posto con Gulam. Gulam ha avuto la meglio nel lungo percorso, giusto? Sì. È quello che si è detto, non è che è cambiato niente. Ma sei fortunato l'anno scorso, non ha visto Strinic. È un normale giocatore, perché la storia... Diceva bene il mister che la storia dei giocatori a 27 e a 29, come a Di Fiori, hanno una storia, non l'hanno quella di 20 anni. E lui ha una storia, è rimasto in un campionato normalissimo come con l'Ucraino. Non Dnipro. Dnipro è andato là perché insomma gli è andato qualcosa di interessante, ma quella è la sua storia. E dopo è passato a Napoli che è un'altra storia. E ha trovato le sue difficoltà. E quando a me non piace che dopo due o tre partite, nonostante un giocatore che tu sai bene che non conosco bene, Cristiano, parla chiaro. No, ma dico, no, sto parlando chiaro. No, parla chiaro. Però è quello il giocatore, né più né meno. Non puoi illuderti che dopo due o tre partite pensi bene, no? Molto bene all'inizio. Ecco, abbiamo. Non si può ragionare. E perché dopo è sparito, o no? No, si è fatto è male, non ha visto più sparito. Campo. Ma non, né con quello che aleggia, no. Né con. No. È sparito perché è un buon giocatore. Ti piace, mister, la formazione di giovedì? Te fusco? Io penso sì. Contro quella squadra che non sono dei fenomeni, sì. Però sono anche io d'accordo. Cioè, se Valdifiori non. Scusate, però se Valdifiori non fa minuti oggi, cioè giovedì. Volevo arrivare, ci sono, è vero, molti cambi. Però secondo me fa anche bene, perché il Napoli corre molto e forse in questa partita è l'occasione che 4-5 cambi li può fare. Valdifiori lo deve fare giocare per forza, certo. Anche per vedere se lui magari fuori all'estero lì si ritrova un pochino e può incominciare moralmente a salire un po', come anche gli altri calciatori.
Ma sono tutti dietro, lo vedi? Sono tutta gente che non è partita, a parte Chiriches, poi ha aperto il posto. Ulam non è partito titolare. Koulibaly si è conquistato il posto cammin facendo e Maggio non ha giocato. Sono tutti giocatori che non hanno giocato tutte le partite. No. Yusai dietro, l'unico che aveva giocato tutte le partite. E Albiol che non c'è. Penso che Albiol lo farà giocare perché per lui Albiol è importante. Penso che sia un uomo che dia ordine alla difesa. L'abbiamo scoperto adesso, per un po' di tempo era sparito sto fatto che dava beneficiato forse dell'arrivo di Koulibaly, no? Koulibaly che sta giocando, ma ha ragione anche lì Salvatore, cioè ha messo un giocatore vicino che una volta che si è caricato mentalmente Koulibaly ha delle caratteristiche fisiche, è un mostro. Cioè questo ti arriva in qualunque momento, però ti puoi aspettare, come ha fatto domenica, in qualunque momento. La distrazione di questo lo dicevamo anche, l'anno scorso. L'anno scorso dicevamo già questo su Koulibaly e Strinic la stessa cosa. Il giocatore che secondo me fa il compitino. Ma io sono d'accordo. Mai passo dalla lui in quel ruolo lì se lo mangiava. Certo. Cioè arriva più cattiveri, giocava più. Invece questo è un passo che in Italia fai fatica. Sì. Prima di arrivare ai nostri due giornalisti, Ciro e Ciccio, volevo chiedere a Katia, che prima gli avevo preannunciato questa domanda. Katia, prendiamo il... Lo faccio io, Katia. Ecco, il microfono. Volevo chiederti su Sarri, perché questo personaggio un po' antico, voglio dire, la tuta, la maglia... Cioè, mi affido anche ovviamente al tuo giudizio da un punto di vista di look, di persona, mi incuriosisce. Guarda, a volte si dice l'abito fa il monaco, ma non è sempre così, dai. Magari lui dal suo animo è una persona umile, magari può dare molto molto di uno vestito magari da manichino e poi vuoto. Infatti, insomma, voglio dire, mi piace questa cosa di Sarri in tuta, sudata. Lui è per l'essere, sì, non per l'apparire. Lui è per l'essere e non per l'apparire. Vabbè, eh? Sì, dai, il cambio l'allenatore con la cravatta, è meglio con la tua. Io ho chiesto a Katia, che è una curiosità nei confronti. Infatti lei ha risposto alla grande. Questa persona giusta. Ho capito. Allora Ciccio e io Ciro credo sulla... Io che il look di un allenatore si veda come fa a giocare la squadra. Se la squadra gioca un bel calcio, quella è la fotografia di look dell'allenatore. Poi quando andai in banchina, pure vestito da Armani, e giochi da far schifo, resti sempre non una pippa. Per la formazione... qualcosina così, posso ipotizzarla, diciamo, sì, che... Allora, dunque, Reina gioca, sì, Maggio gioca, Koulibaly gioca, non gioca Albiol, gioca Chiriches, il dubbio è Ghoulam o Strinic. Allora, fino a stamattina io sapevo di Strinic, invece nelle ultime ore... Non mi permetto, faccio giornalista, prendo notizie che mi arrivano. Strinic, che stamattina invece... Sarri era tenuto a farlo giocare, mi sembra che nelle ultime ore abbia cambiato idea e potrebbe invece riconfermare Ghoulam, però riserviamoci questo dubbio. Il centrocampo, due su tre sono certi, cioè gioca David Lopez e Valdifiori, ecco, per motivi anche di minutaggio, sì, e a sinistra o far riposare Hamsik, poi c'era un'altra idea che credo abbia abolito, che magari lo vedremo in corso d'opera. Tra ieri e oggi lui pensava a Shalobah dal primo minuto. Shalobah al posto di Hamsik. Scusami, facciamo che gioca Allan. Scusami, perdonami. Ciro, continuiamo, perché voglio dire, sinceri, fino adesso ci abbiamo quasi preso tutto. Sinceri? Mi parli di gioca Allan. No, mi parli di Shalobah. No. Mi hai detto di essere sincero. Gioca Lopez, Valdifiori, Allan. Allora. Sì, ma chi mi parli di Shalobah, che giocatore è? Non ti ha risposto. Fa fatica. Un attimo. Farà fatica. Fa fatica. Mi fermo lì. Gli amici vogliono sapere. È un giocatore fisico. Non tecnico. No, ma fai sentire. Ma guarda la baglia, non capisci. Cioè, per me non è un acquisto da Napoli, posso dirlo? Certo. Poi magari mi sbaglierò, magari giocherà sempre lui. Ma infatti l'ha preso in prestito per comprare la rosa, non è un investimento importante. A gennaio, fare ci poteva prendere anche qualcun altro. L'ultimo momento è arrivato, lo sai, dopo le Milà, che voleva prendere il giro. Siccome Ciccio, arrivo dentro, mi ha detto completo. Siccome Ciccio mi ha fatto preoccupare che a centrocampo siamo pochi, c'è la possibilità che giochi Shalobah. Allora ho chiesto a Salvatore. C'era. No, non gioco. L'ha provato, evidentemente non ha avuto risposta, quindi lo porterà in banchina. Guarda, e potrebbe giocare Allan se decide di far riposare Hamsik. Per quanto riguarda l'attacco, Callejon sicuro, Mertens sicuro. Al momento Gabbiadini, però, fino a giovedì ci penserà. Okay, allora, quindi, io mi ricordo. Tutta una serie di problematiche. Mi ricordo, sono rincoglionito, però mi ricordo che nell'era Benitez ha esordito anche Radosevic. Vero? Bravo. Come? E dopo?
Non si è mai più visto. Io sentivo quando entrava, l'ho sentito, ah no, crescerà, bravo, fatti. Dai, non scherziamo, fatti. Bisogna essere seri anche per rispetto dei ragazzi. Certo. E io sentivo, era intelligente lì Benitez, perché quando era 3-0 gli faceva fare 7 minuti e presenza, magari gli sarebbe servito dopo per poterlo vedere. Ma non era un giocatore da Napoli. Però quando è arrivato, quando non si conoscono, giochi in nazionale, punto fisso, punto cardine, 94, ma in Croazia ridevano, dai, lascia stare, con tutto rispetto. Ma lo so, non ho visto mai giocare, però mi fido di Salvatore. Ma dai, non ho detto che non è giocatore, no, non è giocatore da Napoli. Se tu prendi un giocatore il 30 agosto, no, in prestito secco. Ah, questo è un altro, questo stai parlando di Shalobah. Praticamente è gratis. Lo metti lì dentro perché poi Radosevic non è arrivato per fare un'altra operazione. Io parlo di Shalobah. Certo, il Napoli sa benissimo, voleva fare un investimento, cioè giunto, voleva fare un investimento su un giovane con quelle caratteristiche, e il nome era Lemina, solo che la proprietà gli ha vietato l'obbligo, perché il Marsiglia era disponibile, c'era anche la Juve, ma il Napoli aveva già avviato un buon discorso con gli intermediari dell'operazione, lo sai, e col procuratore. Certo. C'era anche un accordo sull'ipotesi economica, 12 milioni, 1 più 11, però Giuntoli ovviamente è stato fermato perché De Laurentiis assolutamente non voleva dare l'obbligo, ma solo il diritto di riscatto, che per chi non comunque conosce il calciomercato, il diritto è una facoltà della società, ma non un obbligo, ma invece l'obbligo è un acquisto a titolo definitivo. Però tu sai, Ciro, quindi, che molto spesso adesso giocatore fanno con obbligo di riscatto, per non pagare, fanno un prestito oneroso con obbligo, Juve, molte squadre. Infatti la Juve l'ha preso di fatto a titolo definitivo con un prestito e l'obbligo alle cifre. Gianluca, una domanda la faccio a Ciccio, perché che doveva parlare anche sulla formazione, però fagliela. No, mi c'è rotto Ciccio. Più importante, perché non spezziamo la lancia a favore a Zuniga con De Laurentiis, se vediamo un po' di far rientrare, visto che lo dobbiamo pagare, deve stare con noi. In queste partite potrebbe servire. E poi anche Zuniga, che è successo? Che è successo? Non capito, se sai qualcosa, tu che sei informato, se della vecchia. No, Zuniga, che sta? Come si sviluppa la situazione? C'è un giocatore, si chiama Zuniga. Sì, ci sta, ci sta. Dai, sono sicuro che c'è. 3 milioni e mezzo. Nazionale colombiano, ha fatto la Coppa America. La prossima Coppa America vedremo Zuniga giocare. E perché non è il Napoli? Ormai i rapporti sono rotti, Zuniga deve andare via. E io ti ho detto, spezziamo la lancia, vediamo un po' se questo rapporto... No. Credo che sia difficile, credo sia onestamente Salvatore, difficile. Anche tu che sei... Zuniga niente proprio, hai recuperato. Sì, la Coppa America. Coppa America. Un po' di tempo, andate per riposare ora, ragazzi. Coppa America. O mondiali o Coppa America. Si possono dire altre cose. Si possono dire... Per il nostro mestiere, diciamo che è difficile che si possa ricomporre. Su Zuniga c'è un turnover. Che dura per anni. Allora, rivendico il diritto sulla formazione. Certo, sulla formazione dobbiamo chiudere. In linea di principio sono contrario ai turnover, cioè ai maxi cambi oppure a quelli scientificamente preparati. Devo dire che tu puoi cambiare 6 giocatori, ma ne cambi 3 subito e 3 in corso d'opera. Hai fatto la stessa operazione senza pregiudicare però la partita, perché il Napoli deve mantenere l'entusiasmo dei successi, perché deve giocare al Milan, deve mantenere i ritmi di gioco e non può scendere, altrimenti facciamo Carpi, Bruges, poi Lazio, Juve. Invece il Napoli questa partita deve affrontarla e deve chiuderla già nel primo tempo. Quindi formazione la più forte possibile, magari anche con 3 cambi, perché ci stanno 3 cambi, subito, e poi dopo in corso d'opera ne metti altri 3. Secondo come va la però partita. Cominciare con 6-7 giocatori diversi da quella cosa, secondo me. Tu, Ciccio, ricorda che il Brugge era la seconda forza di questa gira. Cioè ha perso 5 palloni. Posso non essere d'accordo, Ciccio? Sì, puoi non essere d'accordo, però Ciro, ti chiedo una cortesia, siccome ci hanno chiamato i famosi mitici 5 minuti alla chiusura, e stiamo davvero in conclusione di questa puntata che ci ha regalato, vero pubblico, Luca, ci ha regalato già, voglio dire, un piccolo assaggio, un piccolissimo assaggio di quello che accadrà durante l'anno. Ciro, mi dai in un minuto, perché hai parlato di gennaio, hai parlato che c'è il giocatore, il difensore importante che arriva, che fa il titolare, che stanno trattando, che potrebbe arrivare, e ci dammi il nome. Cioè, chiudiamo un attimo col nome. Ho anticipato 2 domeniche fa la domenica sportiva e il primo nome della lista è Rocio, giocatore del Manchester United. Ti spiego le problematiche e anche gli aspetti positivi, perché
Il giocatore è quello perché? Perché può giocare difensore centrale, un mancino, e sa giocare anche terzino sinistro. Quindi per il Napoli sarebbe la panacea, perché ricoverebbe due ruoli su quattro. Allora, il calciatore ha problemi con Van Gaal. Lo scorso anno il Manchester City ha fatto un investimento importante di 20 milioni e non ha avuto garanzie, diciamo, di continuità. Ora, come purtroppo tutti sanno, Manchester United ha vissuto il dramma Shaw, ha avuto un grave infortunio e quindi sta giocando, anche se nell'ultima gara di Premier non l'ha schierato. Il Napoli spera da qui a dicembre che il calciatore giochi sempre meno per poter... Nel frattempo il Napoli ha parlato col procuratore del calciatore, al di là di dichiarazioni di facciata che rilascia le radio, ma ci mancherebbe. Mi hai visto un procuratore che a settembre afferma che c'è un'operazione avviata con la squadra. Allora, il Napoli ha la disponibilità del calciatore. Se il Manchester United, che rimane un club di primissimo livello, mi fa giocare, resto qua. Ma se entro dicembre gioco poco, io vengo volentierissimo in Italia e a Napoli. Quindi già questo è importante, perché in passato spesso il Napoli ha beccato dei no dai calciatori che vengono da questi club. Poi c'è tutta da impostare l'operazione economica con il club. A me risulta che il Napoli, per un giocatore del genere, sia disposto a fare un investimento importante, garantendo anche l'obbligo, quindi il prestito con l'obbligo di riscatto, perché è un calciatore di fama internazionale. A gennaio, non appena poi si rimetterà in campo, perché è reduce da un brutto infortunio con la sua nazionale, Maksimovic, il Napoli lo rivedrà in campo. A me risulta che il Napoli un altro tentativo lo farà sul giocatore a gennaio, se ovviamente torna bene in campo. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome nuovo sul quale si sta concentrando il Napoli è uno dei nomi, ma questo è un nome che sicuramente è valutato, è Belhanda della Dinamo Kiev. È un marocchino, anche lui ha problemi con l'allenatore, non e gioca, a Kiev ha uno non gioca. Io voglio vedere Ciro, voglio vedere dei giocatori che giocano. Io sto dicendo, perché è già arrivato Kiriakis, che in due partite, in due anni ha fatto 25 partite. Rocco non gioca, ho capito, ma non ti sto scrivendo il mio parere, lui mi ha chiesto dicendo però vorrei vedere dei titolari. Non sei convinto, però, ove mai il Napoli andasse un buon giocatore, è un buon giocatore, ma è un trequartista. Belhanda è un trequartista. Cosa parliamo? Dove gioca? Allora, secondo il Napoli. Belhanda l'ha già cercato il Napoli. Ok, ma dove gioca? Allora, secondo il Napoli ha le caratteristiche per poter fare anche l'intermedio, perché è molto fisico. La mezzala Belhanda? Secondo il Napoli, non secondo me. Quello che secondo il Napoli. Ed è un giocatore. Il problema quale di Belhanda? Non è il cartellino, perché non costa un botto, ma è lo stipendio. Prende 2 milioni e 8 netti, sì. Il Napoli ha chiesto di spalmare lo stipendio per poter fare un nuovo contratto e se ne sta parlando, ma Belhanda è uno dei profili valutati, considera che siamo a fine settembre, il Napoli ne valuterà altri, perché il Napoli vuole prendere due centrocampisti il prossimo anno, un titolare o comunque un giocatore che possa fare, e anche un giovane sul quale investire. Perfetto, allora, grazie Ciro. Allora, Belhanda non gioca ed è un giocatore prettamente offensivo, perciò... Sì. Se giochiamo in un centrocampo a tre, Hamsik non gioca, allora o prendo un giocatore che non gioca in questo centrocampo, sennò dimmi tu. Tipo Soriano, tipo Soriano. Vabbè, cosa faccio? Prendo Belhanda, è un investimento non da poco, perché lo stipendio è alto. Tu prendi un giocatore per fare la riserva? No. No, perché a quello che dice Ciro, lo mettono nei tre di centro. Dove? Dove? Dimmi dove. Può giocare Giorginho, Hamsik, Belhanda? Faccio una domanda. E allora di cosa stiamo parlando? Sul Rosso? Ma di che cosa stiamo parlando? È un profilo seguito, evidentemente l'avranno valutato. Sotto ma non aspetto. Possono valutare? Beh, no, allora se, io spero di no, perché allora o prendi, che tu sai che prendi una riserva, o non gioca Hamsik. È l'unica soluzione. Non può giocare esterno o gioca trequartista. E penso che Sarri non voglia più tornare al trequartista, perché in quel centrocampo non gioca. Belhanda è un trequartista, giocatore offensivo. La riserva da quello da prendere del Napoli era Veretout, non Belhanda. Veretout è andato alla Aston Villa. Poteva giocare trequartista e mezzala, il Napoli doveva prendere Veretout. Veretout era un grande giocatore, è un grande giocatore, ed è un 93, quello che era il giocatore peccato, Veretout. Velocissimi, in conclusione, fatemi vedere il prossimo turno, mi sembra che è finita Atalanta-Sampdoria 1-0, se mi danno conferma, così vediamo anche la classifica finale, quindi l'Atalanta clamorosamente batte la Samp, però l'Atalanta ha vinto anche... A Empoli, insomma, la squadra di Reia sta facendo bene. Eccola qua, la classifica la vediamo con il successo dell'Atalanta. Pensa un po', l'Atalanta scavalca il Napoli, va a quota 11 punti. Insomma, guardate che classifica corta, ragazzi. Torino, Paolo, Torino terzo, Sassuolo in zona Champions, Lazio, Chievo, Atalanta e Samp davanti al Napoli.
Che è la sesta giornata. È la sesta giornata. Che campionato sarà? E soprattutto già a dicembre puoi avere una classifica un po' più realistica. Ancora in corso, non c'è il finale. Soprattutto Paolo, siamo veramente, faccio un giro finale. Che partita sarà Milan-Napoli? Con Mihajlovic che dice il peggior avversario che potesse esserci in questo momento per il Milan è il Napoli, non ci avrà neanche Romagnoli squalificato, con tanta pressione addosso a Milano, il Napoli ha tutto da guadagnare. Ma sotto questo punto di vista sì, credo che il Napoli abbia le qualità, la condizione anche psicofisica di andare a Milano a fare una grande partita, sarà seguitissima come sempre le capita quando gioca a San Siro al Meazza. La pressione è chiaro che è tutta sui ragazzi di Mihajlovic e credo che il Napoli possa fare il risultato anche a Milano. Il commento di Paolo Tramezzani appena finirà Milan-Napoli domenica sera alla DS, ovviamente con grande attenzione lo seguiremo insieme ovviamente alla rubrica di mercato, lo sapevo che c'era il mercato di Ciro Venerato anche la domenica sportiva. Può essere la svolta, Enzo? Milan-Napoli, cioè... No, non è la svolta, il Napoli farà sicuramente bene. È che non si sa contro chi gioca, tu dici il Milan, ma quale squadra ha il Milan? Cioè fino adesso ha cambiato 7-8 formazioni. Cioè non è possibile, una squadra che secondo me è inquadrata bene, ha degli uomini buoni. Il Milan, se tu in questo momento mi dici qual è la squadra più forte, non lo so. Ha cambiato troppe cose, come l'Inter, ha cambiato troppi schemi di gioco, una volta a 3, una volta a 4. Cioè, Mihajlovic onestamente mi sta un pochino deludendo. Io avevo grande stima, però penso che col Milan sia un pochino in difficoltà. Può succedere qualcosa, Salvatore, a Milano se Mihajlovic dovesse... Beh, una pressione notevole per il Milan, che l'obiettivo quest'anno anche loro è i primi tre, non stiamo mica parlando del Milan dell'anno scorso o dell'Inter dell'anno scorso. L'obiettivo è fare, Mihajlovic essendo stato un grande allenatore di grande personalità sta caricando i suoi, ha delle difficoltà perché abbiamo visto gli manca il giocatore migliore dietro che è Romagnoli, Zapata abbiamo visto un po', dovrà far giocare penso Rodrigo Eli perché dovrà far giocare lui. Cioè, capisci che con quella... Ma l'equilibrio di una squadra, lui una volta fa giocare De Jong, una volta gioca l'altro. Non ha ancora trovato l'assetto giusto. Cioè, siamo a 6 partite al campionato, ancora deve trovare la quadratura del partito. Dario, come finisce? Una partita spettacolare, l'unica differenza di questa partita è che il Napoli arriva giovedì sera alle 3 di notte qua. Sì. Quindi avrà... il compito di essere più bravo il secondo tempo nella gestione delle forze, perché tecnicamente in questo momento il Napoli è superiore, lo ha dimostrato nel reparto offensivo come sta in campo, però può pesare questa trasferta fatta in Polonia a Varsavia. Ciccio? Credo che sia un grandissimo esame per l'allenatore del Napoli questo, per Sarri, perché deve andare a Milano con la mentalità della squadra che dice vengo per vincere, e forse non gli è capitato spesso, quindi questa la svolta, se c'è, è per Sarri e potrebbe essere una svolta di grande maturità. Ciro? Il Napoli non vince in campionato in trasferta da aprile, questo è un dato statistico importante per far capire che questa squadra tra la precedente gestione e l'attuale gestione ha questa continuità, cioè in casa va bene, in trasferta deve ancora convincere. E sono d'accordo con Ciccio, una parola importante anche per Sarri. Al di là del risultato, che è figlio, voi mi insegnate, di mille variabili, è importante la prestazione, io valuterò quello. Cioè il Napoli deve andare a Milano a fare la partita, a dominare il gioco. Ecco, questo secondo me è un esame importante per la personalità, per confermare che questa squadra va a Milano e va a fare la partita. Non sta lì ad aspettare e poi dopo riparte in contropiede. Credo che è nelle corde di questo allenatore e di questa squadra. Le assenze secondo me di Romagnoli peserà, perché io credo che la difesa del Milan, a meno di cose, cioè potrebbe essere Calabria, De Sciglio e Zapata, Eli, con l'attacco che ha il Napoli qualcosa insomma credo qualche che cosa, possa, qualche cosa possa, accadrà, possa crearlo, quindi è una partita importante per capire se questa è una squadra che deve solo lottare per il terzo posto o invece alzare l'asticella. Salvio, come da Milano, voglio dire, grande soddisfazione, cioè andare a giocare a Milano una partita del genere cercandolo di vincerla, penso che sia veramente, possa essere poi la svolta, poi c'è la sosta, lo ricordiamo, Paolo Tramezzani andrà a fare la sua partita per le qualificazioni con, ricordiamo, assistente allenatore Paolo Tramezzani della nazionale albanese, col grande De Biase, un grandissimo allenatore, sì. Paolo gli dà grande supporto. Essere più che volentieri. Sì. Infatti. Salvio, come... Credo che spero che riusciamo a trovare quella continuità che diciamo c'è sempre mancata a Napoli. Ci vuole il colpo, no? Ci vuole il colpo proprio per farci vedere con la continuità e farci quindi sognare, diciamo.
che noi siamo dei sognatori. Vediamo adesso, Luca, dei sognatori, come la... Ma io sono d'accordo con Ciccio Marolda, perché secondo me ha detto bene. Secondo me dobbiamo trovare in questa partita le conferme per capire che il Napoli... No, mi piace questa idea un po' nordica dello studio. Sì. Allora, e quindi niente, io credo che sia la partita delle conferme e voglio essere ottimista, non perché sono un tifoso napoletano, ma perché credo che il Napoli sia nella condizione psicologica e fisica per poter affrontare nel migliore dei modi questa partita. Sì? Cioè vincimmo, quindi vincimmo. Laura, siamo in conclusione. Siamo in conclusione. La prima è andata. La prima è Massimo. Come... Il maestro Massimo, te fammi ricordare una cosa importante. Vai, vai, vai. In chiusura, che domani sera c'è l'apertura del mitico Upstroke con la Jam Station. Storico. Martedì. Storico. Venite, perché ovviamente ci sarò io ad aprire questa Jam Station. Vieni pure tu. Però fa che non vi lo dice e poi non viene mai. Tutti invitati all'Upstroke via Coroglio. C'è il maestro Massimo italiano padrone di casa. Ci sono io e tanti musicisti straordinari napoletani. Bella, bella serata, bella serata. Ringraziare Carlo e Maria Arta Ponè dell'Uncat Parco San Paolo, i parrucchieri che ci pettinano dell'Accademia Uncat, e poi naturalmente vogliamo salutare e ringraziare i telespettatori di Telea. Certo, che ci hanno seguito, assolutamente. E quelli di Canale 34, naturalmente. I nostri fedelissimi. Salutiamo i nostri, vogliamo salutare i nostri ospiti? Sì, salutiamo i nostri ospiti. Paolo Tramezzani, ciao, buonasera. Paolo! Scusa, no, perdonami. Paolo, come ti sei trovato? Cioè fammi capire come... Dimmi, dimmi com'è stata la, che, una deve banda di matti. Cioè, no, fammi no, capire no. Com'è la... Già dall'ingresso ho capito l'aria che tirava. No, sono molto contento. E noi siamo contenti che tu sei con noi. Sei con noi. Non è cambiato, non è cambiato. Salvatore Bagni. Grande Sassà. Ciao. Vincenzo Montefusco. Ciao mister. Buonasera. Capitano. Ciro Venerato. Ciao Ciro. Ciccio Marolda. Eccolo Ciccio. E i nostri fedelissimi. Anche la dottoressa Katia Salzano ed il dottor Salvio Salzano del Beauty Line. E il grande Luca Sepe che ci ha accompagnato ovviamente con noi.